Salve ragazzi, qui del 38, come va? Eccoci, eccoci. Come va? Mi sentite? Spero di sì. Allora, non ci, la mia webcam non funziona. Intanto ci sono i ragazzi, Ignoto, Grivus, Rex e pure B. Ciao, Ah, sì, ecco. salve, salve. Ho detto, ne sono saluta Ma io. perché abitiamo lontani, arriva dopo. Ovviamente. Però che arriva da noi. No, È il fuso orario del beh, film. Pensavo fuso fosse orario. perché abbiamo tutti del ritardo, però. Ma mentale. Ma No, quello quello è è già normale. incluso. Que 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 È conclamato. quella è nella norma. Allora, la gente vedrà un'immagine preimpostata perché la mia foto non ci sta. Però tranquilli, sarà senza webcam la live, quindi non vedrete una foto, quella là fissa, che so, bello comodo, no? Con la maglietta Non sto Juventus. pensando, c'è il collage di video di Delta con i doppiaggi dei documentari di D-Max con i doppiatori sbagliati. Ti Oddio santo. Che cacchio è questa? Che cosa mi Sì sta... che magari sono fatti anche male, quindi senti Sì, anche un po' la voce vera sotto. esatto. Rassicurante. Allora, oggi facciamo una full flat e poi anche War Thunder, però prima partiamo con una Ovvero full umani che flat. si spiaccicano sul Sì, terreno. tecnicamente quello è il significato del gioco. Esatto, esatto. Cadono piatti. Cadono Sì, che si per... spiattellano ancora. Sì, che si spiattellano, giusto, giusto. Intanto B si sta Nel divertendo. frattempo. B si sta Sì, cosa? divertendo tantissimo con Ratchet & Clank su PC. Fa bene. Sì, tanta roba. È Devo dire che hanno l'essenza. fatto un bel lavorone anche. Ma non c'è più Nefarious, vero? No, c'è ancora, c'è ancora, c'è ancora. Come c'è Rex. ancora? No, so solo dire che probabilmente ce ne saranno due. Sì, che spettacolo! Se magari si Boh, e incontrano non dico pure. nient'altro. Ce la facciamo stasera a fare o gli chef Darth Maul o a fare la Ma 212esima? Delta ha detto che eravamo liberi. Sì, siamo Ma free. no, No, mi ma Delta, ma dispiace. liberi cosa? Ah no, non c'è neanche la Dici. tele. No, è fuori una partita sola. No, No. ma Delta è per l'anarchia totale, allora. Ma no, vabbè, io Anarchia volevo totale. tornare a usare Rex, mannaggia, un sacco che non Ah, c'è. beh, Infatti, ci può fare, ci può libertà, fare. libertà. Fratelli te, gale te, Libertà io sorelli vado avanti te. con il mio pombaro, E allora. Andrea Di Pre. L'angolo workshop, sì. Crei tu, Delta, la stanza. Sì, allora com'era? Online? No, era no. Gliela stanno Ospite? creando la stanza. Il Ma ci sono mappe nuove. Sì, ci sono un Il mio sacco di palombaro mappe. sta morendo malissimo, tipo. Sta Allora. cadendo da un pochino. Eh sì. C'è Allora, la invita. canzone di Kratos quando salta dalla scogliera. Invita amici. Uno. Sing with me, sing for the Due. Amici, amici. Tre. Ok. Comunque ti do Ok. un forte anch'io Delta con la live, Mi fai sì casomai perché ci non. avesse qualcuno, qualcosa che ce l'ho aperta Sì, sul perché telefono purtroppo anch'io. non vedo nulla io, quindi. Allora, questa era la buggato. Questo. Quale possiamo fare? Siamo solo io e Delta però. No, ma Delta devi mettere più di 4, è impostato a 4 Massimo la 4. stanza. Ah, mi è arrivato Siamo in un 5. Oh no! Ok, così sì. Sì, è 6. funzionato.
Hai invitato un po' a tutti, comunque stanno arrivando. Chi è quel tizio a fianco? No! No! Non hai... No, ma scusa, notate il tocco di classe, guardate dietro sul culo. Si sta ancora collegando a me. C'è la Luger sul culo. Sì, la pistola. Ma c'è sicuro che c'è la Luger anche in giro? E premi ESC da quando sei nella cosa della lobby. Sì. Ah, eccellente. Ma sai che secondo me non si è, cioè, non si è suicidato con la Luger, aveva un'altra pistola quando si è sparato. Probabile. Cioè la Luger è quella più iconica, ma non credo sia quella. Allora, cosa vogliamo fare? Ci sono qualcosa di nuovo, vai. Hai istintorato in testa, oh, io no. Ma come fai a muoverti? Peccate questo. Con VSD. Premi ESC, prova a premere ESC. Ah, ok, di premere ESC. E anch'io non lo sapevo, beccati. Ah, questo. Ok. No, dai, ma picchia no. Delta con me, picchia Delta con me. Ma cosa? Entra beccati questo. No, il problema è che vieni catapulten. Piccolo Pinocchietto. Va bene, no. Allora salgo io. Allora. E lasciamo stare. Vediamo una mappa particolare. Facciamoci una mappa simpatica, quelli del... Ah, tu piccolo ebreo! Bravo, dagli sotto con l'incudine. No! ragazzi, sto facendo la seconda, no. Sto rifacendo... Ma cosa cacchio... Ah, tu finisce in forno, crematoria! La famosa tattica dell'incudine, no! L'estintore. No! Vabbè, no, vediamo se è successo. E cos'è? Stavo per lanciare B. Ragazzi, benvenuti. Mesi di preparazione per niente. Birra è diventato un proiettile infiammato. Ragazzi, ci siete? No. Oddio, no, non ci credo. Sì. Il caricamento eterno dalla live qua. Mi sta ancora credendo. No, cos'è sta cosa, Fall Guys? Fall Guys. Ce l'hanno fatta, sì. Seriamente. Ma dopo quanto alta è la musica? Ma che male viene. Ma qui ognuno per sé, praticamente. Aspetta, c'è Rex, che cosa si sta caricando, ragazzi? Aspettiamo a Rex. Beh, io ho un pochino di lag con i comandi, mannaggia, cacchio. Una di tutto abbassiamo drasticamente il volume musica. Ma porca vacca, la musica è così alta, comunque. Devi, ragazzi. Dovete fare impostazioni. Guardate, Grievous, Rex, dove è Ignoto? Ignoto già scappato. Ah! Ah, io non sento niente, letteralmente. Ah, sento la musica giusta, cavolo. Ma è sì, giusto, sì. Diciamo, non lo sento alto. Aiuto. No, ma proprio questa mappa. Sì. Tutte le no, mappe, e sono tutte le mappe, perché sono tutti checkpoint oltretutto. Lascia. Porca miseria. È bellissimo. No, non ho dato, che qui sto lottando con tutto. Aspetti, no. No. Allora, un paraculo a Fall Guys e quindi devo... Vabbè, geniale, però, dai, mi porterà culo portare Delta con me, perché lui sa fare leva alla memoria. Ho capito, ma io se io porto lui fa vincere me. Ma guarda che chi va avanti checkpoint, vedi? Mo, guarda che siamo quasi lì, stiamo per raggiungere Hitler, Delta, dai, continua il tuo lavoro. Vabbè, aiuto. Ah, adesso non vuoi più che ti molli. È un po' che non ci giochiamo a Fall Guys. Esatto, lo facciamo qui. Veramente non serve avere Fall Guys, c'è sta roba qua. Sì, hai capito. Io credo sarò oddio. Ah, voi ancora siete là dietro. No, sei caduto. Vabbè, cadi davanti, cari, perché sta andando avanti uno col checkpoint. Beh, dobbiamo raggiungere Hitler, quel dittatore tedesco. Sì, però quel dittatore austriaco. B, dove cacchio sei? B è dietro. Non mi avete mica aspettato voi. Ma io credevo tutto il tempo. Di me, oh no, oddio! Io. Ecco, un altro che si è schiantato. Fatto andare così veloce. Non lo so, lui mi sta tirando. Preto Delta che mi porta qui. Io vado qui a catinelle qui a New York. Ecco. Ah! No, cazzo, Delta hai portato scala. No, e tu mi devi lasciare, perché almeno un abbraccio me lo devi lasciare. Una boccia di. Aspettiamo gli altri che arrivano. No. Sono lentissimi a correre, quello è il problema. Guarda come devi saltellare così come faccio io poi. Sì. Stiamo deambulando. Madonna, come ti sei salvato al culo. Cioè. Dai ragazzi, ma che faccio a giocare così? Non lo so, io sto andando avanti intanto. Chi è che sta colpendo? Io premo i tasti e letteralmente 2 secondi dopo fa l'azione. No, dove gioco? Dio santissimo. Guten Morgen. Aiuto. Dov'è quell'Adolfo? Dov'era quell'Adolfo? È caduto male. È indietro. È caduto male. Corri! Ah! No, corri, aiuto! È il Mario! No!
Madonna santa. Tutto però... devi fare. Beccati questo, oh, gravità. Gravità. Oh. Ah, beccati questo di nuovo, gravità. Oh, alla faccia tua, Newton. Oh, alla faccia tua, Newton, e le tue mele del cazzo. Tu e le tue parrucche incipriate. Madonna, che ho pensato, guarda, che oh, succede? Madonna, che liscio. Dove siete voi in tutto ciò? Io sto arrivando. Madonna. No! Cavolo. Ho preso il pieno, cazzo. No, perché non ti va, traditore. Cosa è successo? Io sono... C'ho anche sto ritardo nei comandi, mannaggia. Anche tu ce l'hai un po' di... No, è ingestibile. Cioè io clicco... No, io non ingestibile, però c'è. Aiuto. Un secondo dopo parte l'input, cioè... Ragazzi, io sto... Grievous, dov'è Grievous? Tutto ciò lì in alto. Ah, siete là, eccomi. Vi aspetto. No, fammi andare avanti. Dritto per dritto. Bella. Okay. Non va. Ok. Cosa non va? Vai, corri. Ma sei buggato. Ah, sì, ce l'ho fatto. Dov'è Rex in tutto ciò? Ho perso. Rex stava... non stava salutando più. No. Grievous è morto. Ma Grievous è dall'inizio. Ma dall'inizio mi fa ripartire. No, non hai toccato il checkpoint. Non hai toccato il checkpoint. Non ci sono arrivato. No, il cieco point. Allora, cambiate tutti di lato, ragazzi. Perché qua purtroppo. Questo è poco ma sicuro. Però è che bella cacchio di colonna. È molto semplice così. Però è bellissimo sto livello. Guardate la Human Fall Flat e Fall Guys uniti. Guardali. Sì, vero. Human Fall Guys. Cosa human flat? Sì, Human Fall Guys. Allora, attenzione. non saltare. Ma porca puttana. Ce la fai, bellissima. Vaffanculo. Cosa succede? Oh no, cos'è sta cosa? No, mi frego tutti. Ce la fai, bella. Vai, salta. No, non ho saltato all'ultimo. Figlio di Androchia. Vabbè. Aiuto. Prendo il checkpoint. Aspetta, che pigli il checkpoint così. Grievous. Ecco. Ma sei caduto di nuovo. Ma sì, naturalmente. Ma porco... Dove sei? Eccoti. No, aiuto! Volevo aiutarti. Non è un porco lavoro. Vabbè, ce la possiamo fare. Maledetto dittatore. Ammazziamo e via. Sì, tanto possiamo salire sopra. Posso salire sopra? Vai via! Guarda, ma possiamo... Porca miseria, mi è passato sopra un po'. Ti ho visto abbastanza. Che bello! Che mazzato! Fallo un bariglio io. Eccomi qua. Sono morto. Molto morto. Non riesco ad alzarmi. Sono bloccato in un loop. Lo so, è bruttizio. Salta. Guarda, ma il pezzo quello delle pedane gialle non è facile. Di tappino. No. Cazzo, che è... Guarda, Bì, poverino. Ah, sì, ce l'ho fatta. Ok, cerchiamo di fare qualcosa a tappino là. Madonna, non è facile. No, il tappino là, cosa è difficile? Madonna. Ma sì, per quello che sono caduto io vuol dire che era difficile. Ma tu non hai toccato il checkpoint, però prima non hai toccato il checkpoint, sei scappato dritto per dritto. Ma che checkpoint non c'era? Ah sì, c'era un checkpoint, vabbè, ma che pure. Vuoi fare i martelli. Beccati questo checkpoint. Madonna, ma quanto va veloce l'ultimo. No, l'ultimo ti butta per forza giù. Sì. Perché il problema è che su Fall Guys almeno corri, qua no. Gioite. Salta là, bravo, checkpoint. Unite, gioite che ho trovato il checkpoint. No, porca... Ma che cazzo mi va a fare l'antivirus? Ma vaffanculo! ma cos'è Avast? Norton? Avast. E Human Fall Avast. Porca. Norton antivirus. No, dai. Scusate, io ho citato. Ma cadere per quello no. Bellissimo. Oh, dobbiamo arrivare alla fine. Bellissimo, un'altra roba, bellissimo. Che cos'è sto... No, aspetta, che è bruttissimo. No, ma è troppo veloce quella cosa lì. Oddio. Oddio, i martelli sono... Ma che ho? No, non sto cosa dei martelli. In scioltezza. No, ci sei. Corri. Non so neanche come ho fatto. Madonna, che liscio. Manco Mission Impossible. Aspetta che... Liscio di Impossible. No! Alla faccia vostra io non uso i trucchi. Madonna, sti martelli... No! Io mi faccio il culo.
Sono mortissimo. Sono. Sei proprio arrivato tipo pa. Perché Grievous perché esiti è così facile pa. Ce la faremo, ce la faremo. Oh, la tattica, dovete andare in diagonale. Sì, dovete andare in diagonale. Sì, sì. Ti metti vicino al bordino giallo e poi vai contro il muro dalla parte opposta. Sì, sì, no, vabbè, ci sta, ci sta. Madonna che volo. Ma vedi che tapirulan. No! Ma dai, tutto così, no! Sto facendo tornando indietro all'inizio. Vabbè, guarda, guarda che checkpoint comunque. Sì, no, lo so. Comunque la tattica è diagonale. Sì, 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 io sto arrivando. Mamma mia, diagonale. 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 Madonna che ce la faccio. Chi è che arriva per primo? Chi è che ha detto prima? Ma ancora continua. Ancora continua. Ancora resiste. Ma sì. Oh no, ma ci sono le ventole dopo. Guardalo che prosegue fino all'infinito e oltre. Hai fatto il checkpoint? Ho fatto il checkpoint. Allora sono dietro di te. Ecco. Sì, guardalo, guardalo, è scioltezzissima. No, ferma, 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 ferma. Ok. Aiuto, aiuto. Ma dove sono gli altri? Scusa, noi siamo. Madonna, che cazzo. No, sì. Ah, ma siete dietro voi. Ma noi siamo avanti, siamo alle, ai cilindri che girano. No, no, dico B, dico B. B, ma si vede la live in tutto ciò. Ma io sono già qui, perché sono sì, qui. Sì, tutto okay. Palle, vabbè. Okay. Perché io e Grievous abbiamo preso il checkpoint. Okay. Guarda quanto è bello, però, dai, è bellissimo questo. Chi l'ha fatto è stato un genio del male, malefico. Sì. No, è servito, mi ha fatto arrivare. Aia. Non lo so. Ma che cazzo non c'è? Aia. Fa male, no. Fa male. No, ragazzi, la pala sarà dura. Opla. Orca. No. La pala sarà veramente dura. Non so quale dei due sia peggiore. Ma perché va troppo veloce rispetto all'omino, cioè, capito? No, l'omino non è fatto per... Madonna, ragazzi, sto ridendo come un cretino. Oddio. Sono morto. Hai glitchato anche tu, Delta? Sì, sì, cazzo, quanto... Ma voi siete volati... Addio. Ah, sì, ce l'ho fatta. Ci sono. Ci sono, ci sono. Sono passato. Che volo. Sono passato, sì. Ho fatto un volo clamoroso. Aiuto, no. Perché è volato via? Oh, culo. Oddio. No, ma cosa vuoi da me? Non lo so, pensavo che potesse salire. Sì, ragazzi, gioite. Gioite. No, checkpoint. Ignoto è arrivato più avanti di noi, no. Vabbè, col potere di Adolfo. Madonna, c'ha ma cosa abbiamo evitato? Aspetta, io guardo dietro. Ma dai, ma... Aspetta, voglio vedere dietro. Ignoto, però guardati gli altri. La paura. E non vedo, sono tutti i martelli che girano, non vi vedo. Aia, che lorda, che lorda. Ce la faranno. Anzi, tu sei questo, tu sei questo. Dai, che ce la fai. Sei con me? No, dai, ti aiuto, ti aiuto, ti aiuto. non rischiate la vita per me. Dico Delta, vieni qua, ti aiutiamo noi. Ti dico io di saltare. 3, 2, 1, ma via. Delta, però. Ma dove siete? All'elica siete? Sì. Dai che ce l'abbiamo fatta, aspetta, vai piano. Checkpoint, raga, ho preso il checkpoint. Devo provare a fare una cosa. No, grandissimo, se ci riesci troppo. No, aspetta. È troppo veloce. Io ci provo io. Aspetta. Vai. No, non ce la fai, non ce la fai. No, aspetta. No, è impossibile. No, ma abbiamo lo sfizio di acchiappare. Ah, ma non ce la fai, è troppo veloce, Delta. No, infatti. Ok, allora, guardate come si fa, ragazzi, guardate come si fa. Dovete stare vicino alla rete gialla. Esatto, no, io lo so, era per B, per B. Ah, sì, c'hai ragione. Aspetta, vieni qua, ti chiappo io. Oddio, che è successo? Perché sto volando? Alzati, ok. Ce la fa. Dai, ce la fate, raga. Ancora. Ce la farò! Ce la farò! Pip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 
fatto, ce l'ha fatto. Ok, possiamo andare avanti. Ciao. Ognuno è andato dritto per dritto, del tipo andiamo. Io sono al traguardo, quello della delta. Madonna. Sto aspettando il tempismo giusto per saltare.
mi ha preso un martello. Okay. Ah, questo è anche veloce. L'altro martello. Ah, beccati. Ciao questo, ragazzi. No, 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 io non volevo andare. Io volevo vedermi la scena. Ecco, mi godo la scena. Aia. Grimus, perché guardi l'orizzonte infinito? Grimus è disconnesso, secondo me. No, dov'è? Ah, ok. Grimus, mi hanno reclamato. Dove siete voi? Ah. Stiamo andando avanti. Si dice che ti hanno evocato. Ignoto stava... Io sono alla fine, devo fare l'ultimo elicone, ma sto aspettando la combinazione del palo e del coso per saltare. Aspetta che ti aspetto negli altri che arrivano. Io... Alla vittoria! Madonna, bellissima. Aspetta, arrivo anch'io. Ah, vittoria. Ci siete allora, bravi. No. Ah. Madonna! la parte dopo è dura. No, grazie B che mi hai fatto da appoggio. Ma non avete visto niente. Male che sei caduto su un morbido B. Che diavolo si fa qua? Qua è difficile. O fai il giro largo, lo fai tranquillo. Questo, o se vuoi sfidare la sorte qua. Fatto. No! Non ci credo! Non ci credo! Quasi! Grande B. Era quasi fatta! Era quasi fatta! Aia! Aspetta. No! No! O no? No! O no? Sì. Aia! Oh, sì, la faccia tua glitch. Ma no, io non ce la faccio. E questo è il pezzo difficile, quello della ruota qua. Venimmo, vedemmo, no! E lo inculammo, o no? Top citazione. Oddio, ce la stavo per fare, cara. Quella d'Urfo saltellante. Non è difficile, però cacchiarola, devi pennate in pista. Non è difficile, però non è neanche facile. No, ma in fiore... Bitte. Grimus da come era al primo posto è arrivato all'ultimo. Schnell. Dov'è la mia gamba destra? Rex, dov'è la mia gamba destra? Dovete vederla questa. Spalido di guerra. Ma siamo tutti distanti. Sì, sì, la sto vedendo, lo sto vedendo. Torna su, aspetta. Non si vede la gamba, torna su. Aspetta. Sì, non c'è la gamba. No, no, è tornata, è uscita, si è sbancata. Sì, ma quel palo lì è tipo l'abominio. No, mai neanche, non lo faccio più quel palo là. È una cosa maledetta. Non è possibile. No, ma mentre ti issi su, cioè nel gioco tu non è che salti. Sì, grazie. Grandissimo, sì, bravo. Mia. Chi è questo? Sono io. Grande, bravo, ciao. Andiamo. Sei una merda. E andiamo a fare un giro. Poi sei ancora là indietro. Ti invito nel mio bunker. No. Ok. So se sei... No. Vieni nel mio bunker solo io e te. Madonna. Solo io e te e Eva Brown. Ti andrebbe un po' di bunker solo io e te. Sì. Vai, ciao B, tutto a posto. Una turma al muro. Sentiamo qui. Però è più divertente così piuttosto che fare con Madonna, che po' brutto che hai fatto. Cosa sapete che Hitler si è suicidato nel suo bunker non perché stava perdendo la guerra, 3 giorni dopo essersi sposato. Esatto. C'è un meme bellissimo. Cioè, c'è più un meme, no? È un... un comico inglese che ha fatto uno sketch su questa roba qua, è devastante. Però è vero, se ci pensi. La seconda guerra mondiale, niente. No, matrimonio, uno sopravvissuto. Chissà che cosa gli avrà detto. Aiuto, ok, ce l'ho fatta. E questo lo chiami un bunker? Eh? No! Mia sorella aveva un bunker. A cui ha ucciso il marito. Allora, Rex, li facciamo soffrire ancora o li andiamo, dai? No, facciamo soffrire. Facciamoli soffrire. Rex. No, c'è di nuovo la gamba mozzata, sì. Ma dai, ma non è possibile. Sì, guardalo. Sono su una gamba sola io. Ragazzi, se riuscite a vederlo, vi prego, perché è esilarante. No, io cacchio non riesco a pigliarlo fin là, mannaggia. È l'isarante. Ma perché saltate tutti, buttate tutti giù? Ma la vera domanda è dove sono? Ah, sono lì dietro. Lì davanti, vedete, c'è... No! Che... Guarda, che culo! E si è stato già punito dal karma, vedi? Ma che cazzo! Ma io, ragazzi, io sto già giocando con un lag, un input lag devastante, quindi per me è difficile il triplo, cazzo.
Dov'è? Aiuto! Dai, ciao Delta, ok, basta, meglio. Chi è volato giù? Tutte e due. Bene, avrò pietà. Così che si fa bravo Delta. Sì, no, ma perché oltre ad avere una palla sola, i tiro anche una gamba sola, lo sanno tutti. Avrò pietà delle vostre. Ma salta, ma che cacchio, sei anche spastico. Ringraziatemi. Sì, grazie. Sei anche svastico nel mio caso. Anche spastico. Vabbè, però, però io avevo superato però la prova. C'è qualcosa che non va. Però. Perché? Sì, ce l'ho fatta! Volete che prenda il checkpoint, però voi bastate. Scusate, come fai a saltare fin là? Aia. No. Non puoi, usi gli altri come a figlio. No, ma è Impossible Game, scusate. Ah, oh, no, è possibile. No, si può fare, devi metterlo proprio al limite. Cazzo, scivola. Ah, ma si scivola qua sopra? Ma si scivola di brutto. Vabbè, ma la qua prendi la rincorsa e ce la fai allora, ok? Il primo solo complicato. Oh, no. Ma il film... Sì, è vero. No, dai, che c'è la disgraziata. Va più veloce, ha scatto proprio tutto. Guardalo, che è partito, cazzo. È partita la Mercedes. Volkswagen. No, sono arrivato secondo. No, non è vero, dobbiamo salire sopra prima. Ma la fai addirittura senza prenderti. No, dai, capolavoro. No, vinto, sì. Kawaii, che succede? Kawaii, giapponese. Vinto. Scendi dal mio podio. Ma non cazzo. Vabbè, io sarei stato secondo. Scendi dal mio podio. Allora vai secondo, dai. No, io sarei stato secondo. Sei sul secondo. Allora, Rex è arrivato praticamente terzo, io secondo. E vabbè, bellissimo però. Oh, questo livello era fichissimo. Ma vaffanculo, io prendo le scale. Sì, hai capito? Via. Tutti giù. Prende c'è chi sa. Vabbè, ormai è andato. Oh, però è stato un bel livello. No, bello, no, dai. Aspetta, ma in teoria, no, aspettate. Vai su, Rick, vai su. Ignoto, vai su. Voi altri tutti giù. Ah, ok, giusto. Hai capito cosa intendo. Tutti giù. Sì, che ho capito. Bravo, così mi piace. Grievous, dove sei? Manchi solo te. Vieni qua. È un comizio. Hai capito, bravo. Quanto siamo rincuori. In Giappone, tra l'altro. Cioè, qua abbiamo italiani che fanno le invocazioni dell'asta. No, ragazzi, guardate alla vostra sinistra. C'è One Piece, vedi, tutta a destra il braccio. È il saluto, è il braccio. Io la One Piece. Sì, è proprio quello che stavamo dicendo. Vedi, era proprio quello. Allah, One Piece. Madonna. Ah, no, basta. Dopo questa anche. Le latrine. Comunque è stato un bel livello, vi è piaciuto? È bello. Che ore sono? Abbiamo vinto tutti. Io ho vinto un po' più di voi, però. Ok, ritorniamo. Sì, perché ho perso la guerra. Esatto. Incoronati, fatti incoronare. Facci incoronare. Aumenta il voto, cazzo, vero? Madonna, come siamo... Ah, ma c'è Fall Guys 2 pure? No, torniamo alle antiche tradizioni. B, catapultati. Quindi cosa facciamo, Fall Guys 2? No, questo era il 2, perché l'uno non l'ho trovato, okay. Non so cos'è. Ok, e l'altro livello, quello legale. Ok, mi serve un artigliere, servente al pezzo no. Serve un artigliere. Ci facciamo. No. Qualcuno no, lanci no. Fuoco. Io. Vai, lancia. Ma AB è il proiettile. Hai la mia benedizione col fuoco. No. Ich bin dein Stammvater. Fire! Come si fa? Oh, stintore da Delta da picchiare, ecco. Okay. Chi è quel cretino che ha lanciato me? Oh. Ok, è questo. Ci facciamo un livello questo. Spaziale, giusto? Una piscina, guarda la piscina. No, la piscina, guarda che bella. Allora, chiudiamo Delta in piscina, ancora meglio che aiuto, aiuto. No, hai detto se liberato. Chi è che vuole palo nel culo, tu? Vieni qua, che io metto palo. Delta lo vuole. Delta lo vuole, Delta. No. Viene. Ok. Ah, Delta. Venite qua. Dove? Dove sei? Ci sono dei bidonazzi. Ok, dica. Che cos'è questo? Non sa mai che c'è da picchiare un Delta sulla strada. Ah! Il mio estintore, dov'è? Bellissimo. L'importante è che l'estintore sia vivo.
Ma che è sta cuccagna? No, come lo faccio, Delta? Dove è Delta? Non lo so, però iniziamo questo. No, volevo picchiare Bico l'estintore. No, io stavo per picchiare Delta con il coso di gomma. Con il coso di... Mannaccia. Cos'era il coso di gomma suona malissimo. Molto male, sì. Siamo nello spazio. Se giocate a... come si chiama? Saints Row. Ah, ma è un simulatore di cammino. Porca miseria. Ma sì, guarda, Rex, è un simulatore di cammino, c'ho pure le cupole. Questo mi sa che va... Ah, va. Delle le capsule, sai? Mi devi prendere per la testa. Bene, ma queste capsule vanno nei buchini? Non lo so, scopriamolo. Detto così. Allora, Grievous non credo che... Boom! Ah, è entrata! Oh. È entrata! Oh no! Sono elettrizzate! Vi faccio una proposta. Voi Among Us lo conoscete? Among Us, sì. Sai che è bello giocarci in gruppo, quello. Among Us. Among Us, yes. Sì. Che sono le spade laser. Ce l'ho, ce l'ho. Among Us. Ce l'hai? Ma ce l'hai Among Us? Among Us. Ce l'ho già, me ce l'ho già. E no, perché quando tocchi ti fa sos. Sus. O no? Sì, quindi... ti elimina se... Che sì, no? Sì. Che bello. Perché in gruppo è bellissimo da giocare. Mamma mia. Corri, scappa, c'è il Nemesis. Ok, basta. No, non è possibile. Molto di nuovo. No, aspetta, ma poi dove dobbiamo andare? Dobbiamo un attimo capire un po' qua. Tu scegli una strada e prendila e percorrila. Salto. Ma io questo lag non posso giocare, mannaggia, cacchio. Ok, quindi... sono debilitato. Ah, questo. Sono posizionate diverse. Bastardi, figli di un gran laser. Dobbiamo ma siamo sulla Terra, io credevo di essere in posti strani. Aggrappa, no, ma è uno dei simulatori di cammino. Ah, grazie, Delta. Cosa succede se schiaccio questo pollo? Ma muoio male. Potrebbe essere un tentativo. No, vedi questo coso verde. Dobbiamo metterlo lì dentro. Ah, quindi non è da schiacciare, ho capito. No, perché non è da prendere? No, neanche. Non si prende il tasto verde al centro. No, infatti, Delta devi arrampi Delta. Non è facile. Aspetta, non è servito a niente fare quello che ho fatto. Ci provo io. La fede nella vittoria finale, tutto è facile. Sì, ma io non credo nella vittoria finale, credo nella Blitzkrieg. Nella Blitzkrieg. Nella Blitzkrieg finale. No, lui ha perso la fede nella vittoria finale dopo che Steiner non ha attaccato. Spiro Steiner. Se Steiner avesse attaccato. It's hard to cook orangutan. Orangutan. Lui dice it's hard to cook orangutan, davvero? Chiaramente. Sì. Però, Houston, we have a problem. Oh già. Dobbiamo Io sto tirando delle leve, non vorrei che partissero missili nucleari dalla Corea del Sud. Mi piace, vai, tira i missili. No, del nord, scusi. Sovietici. Allora, questo lo dobbiamo sbloccare, quindi lo lasciamo qui, però dobbiamo sbloccare questo passaggio. Sono cazzi. Ste leve fanno qualcosa, no? Sono proprio inutili. Non possiamo fare nulla, comunque dobbiamo togliere la sbarra. Per togliere le sbarre, ragazzi... No. Ok, come si può fare? Non è le simulazioni qui come vanno. Ah, vedi che uno ha messo. Vedi che qualcuno ha messo questo coso, vedi? Ma voi dove siete, scusate? Dove siete voi che non vi vedo? Vai, Delta, buttalo sopra la Terra. Ragazzi, ho trovato una capsula. Aspetta, ragazzi, fermi, guardate qua. Guarda Rex, guarda, se io metto questo qui dentro. Vedi che si sblocca, questo è per uscire da qua. E buonasera. E quindi ora dobbiamo prendere... Io ho trovato una capsula verde qua. C'è di qua? Non credo nulla. Ah, è tipo la ISS che ha il pezzo che devi sopra. Mi serve se spostate il... Ragazzi, mi serve qualcuno qua. Alle latrine. Aspetta, ho capito che dobbiamo fare. Rex. Ma dove? Dov'è qua? Destra o sinistra? Come sono io? Non so dove sempre sei. A destra. No, a destra, non a sinistra, Rex, dall'altra parte. Destra, sono a destra. No, lui sta a sinistra. Ma dici dalla partenza? Sì. Dalla partenza a sinistra, dall'altra parte. Allora, ho capito, ci sono altre vie da... Ma qui c'è le leve da tirare, però non so cosa fanno le leve, serve uno che guardi cosa facciano. Ragazzi, ora ho capito che devo fare. Ma il laser proprio ti taglia male. Che sì. Palle. Rex, vieni con me. Devi venire un attimo dove sto io di fronte. Sì, se il laser non mi taglia male. Ok, grazie. Male. Vieni.
Vedi che qua sono delle leve. Se tu vai in quella torre lì dentro, succedono cose in base alle leve che tiri. Quindi tu tira e ti dico cosa succede. Ah, guarda, il programma delle V2. Esattamente. Guarda che cosa farò. Rimani qua, rimani qua. Allora, tira una. Aspetta. Io sono qua. Fermo. Aspetta. Che devo fare. Ok, che leva hai tirato? La prima. Ok, è venuto giù un cilindrone nero. Oh, ma dai, porca di quella miseria. Aspetta. La seconda non ha fatto. Ha abbassato. Oh, ora hai capito, okay. Rex. Ha abbassato una calamita. Mo mi ora. Prova la terza. Che saltello. Dimmi la terza cosa fa. Mo tu okay, prendi quell'altro a sto punto. Sta facendo girare. Ok, stai con facendo girare una pedana. Bravo. La quarta dove fa girare la pedana interna. Ha fatto alla faccia tua. E infatti gira quella interna. E mo vai dritto per di là. Aspetta. Ok, perfetto. Bisogna capire come. Ok. Io se devo mollare. Bisogna capire come salire. Devi portarlo allora. avanti o devi portare? Segui le colonnine. Ok. Allora gira la prima leva, Grievous. Quella che hai tirato per prima. Le spade laser. Ok, no, dall'altra parte se puoi. Hello there. Vai. Più veloce che sai, stop. C'è un po' di zenzero. Un po' troppo indietro, dove c'è la pedana. Ragazzi, mi serve una mano, ho un problema. Stop, ok, buon così. Ok, seconda. Ma delta i tuoi problemi. Sì, ho seri problemi. Perché vedi che devi farti il passaggio. Ma vedi che sei un pirla. Vai, gira. Ok, basta così, basta, va troppo. Sono io che sono pesante, qualcuno che mi pica. È allineato, lo vedi allineato. Viva. Sì, un po' sì. Ma non la porta. Allora poi fai avanti con la terza. Help Mario. Grazie. Dovresti fare un'altra colonna dietro. No, disastro. E mo chi aiuta chi? Oh cazzo. Oddio. Ok. No. Aspetta, rimani così, aspetta. No, ma lasciala cadere sta No, perché finisce dall'altra parte. Okay. Bravo, okay. Grazie. No. Ma dipende un po' più a destra, un po' più a destra. Aspetta, volo. Oh, lascia. No, a destra, Grievous. Bella, vai. Ancora, stop. Ok, adesso vai con la quarta. Attenzione alla sbarra. Aspetta che la passa. Sì, vai. No. La quarta un po' più a sinistra. Madonna, che lavoro di squadra. Così, stop, perfetto. Bravissimo. Ok, io vado, io ci provo. Qualcuno è già andato adesso. Sì, ora vediamo gli altri che stanno combinando, che sono tutto un casino tra Grievous e ignoto. No! Morto. Prova tu. Ah, sono là. Oh, allineato allineato giusto, prova tu. B, dove sei? Vai da Rex a destra e quello a sinistra da B e da Grievous e ignoto. Mi sa che non riesco a fare molto comunque. Da Bibus e Igby. Le mie palle. Madonna che mazzo. Sono le mie palle quali? Ok, cosa state facendo intanto? Devi andare a prendere la batteria là sopra. Okay. Io sto vedendo tante palle. Solo che abbiamo dovuto creare la strada prima, mi serviva il coordinamento. Non è possibile che ci siano così tante palle. Troppe palle, eh? Oh, cosa ho trovato in mezzo alle palle, però? Grievous, tutto a posto? Sto cercando di farmi slittare. Nel mio caso è tutto a palle. Ah, ok. Ok, lascia il... Aspetta, che bisogna. Stavo fossi arrivato. È come quell'episodio di Futurama che i nemici sono le palle. Ah, cazzo, dai. È perché devo fermarmi. Sì. Ah, ciuffala sta cazzo in mano. Lascia quell'altro. Lascia quell'altro. Lascia l'altro, bravissimo. Ancora una volta, Rex. Vai, Delta, prego. Vai. No, se mi afferri è un cazzo. No. Mirate, signori. Qualcuno che mi acchiappa. No. Ok, Delta, sei tutti noi. Sei l'unica speranza. No, una nuova speranza. Salta. Cazzo. E con te lì davanti non posso. Sì, invece. Sì, però... no. È però tu sì, no. Sì, no. È andato troppo lungo, Casos. 999. B ci sta provando a giocare, ma ve lo vedo in una difficoltà disumana. Mi hai spawnato da... Vieni Rex, serve la tua abilità. No. Come ancora? Con i salti. Ok. Che state facendo? Ma di là dritto siete già andati? Scusi. Io sono impegnatissimo. Che cazzo fai?
Volevo fare lo scherzo e tirare giù i pantaloni a Hitler, ma non era. E invece no, mi hai tirato fuori la Luger. La festa? Mi hai tirato fuori la Luger. Ma se tiro queste leve, cosa succede? No. L'abbiamo. Stato Grimus io a lineare tutto. Non tirarle più. Guarda che c'è la coda. Guarda che c'è la coda. Mi scusi, no, perché. Ma lei è un delinquente. Guarda che coda che c'è. Guarda lei, Hitler. Ma ormai l'avete già preso, no? Sto coso. Magari. Io l'ho preso. L'ho preso. Oh, ma. Delta, ma t'ammazzo, dillo, cazzo. Però che... io l'ho visto. Credevo l'aveste visto già anche voi. Sì, ma può anche dirlo, sai, siamo collegati. Magari sarebbe buon uso e costume. Vabbè, ma sai com'è, lei è Hitler, quindi non. Perché non so mai le cose. Sanno tutti più di me su questa faccenda. Però più avanti ci sta un altro percorso, Si va avanti, poi se ma là ci ma questo è stato creato dalla collaborazione mia e di Grievous. Dalla fruttuosa collaborazione. La collaborazione. Collaborazione. Comunque ne mancano due, quindi no, ne manca uno, allora è di là. E penso io, cosa credete, che io stia con le mani in mano? Sì. Hai trovato Rex? Sto andando. È work in progress la cosa, diciamo. Ma qui c'è tipo un mini no, ecosistema. No, cazzarola, ma c'è stato un attimo. Gli alberelli anche, guarda che roba. C'è manca. Può fare un pacco prodigioso. Madonna, chi è morto? Oddio, ma sono nel tunnel dei palloni rossi. L'avete già fatto il tunnel dei palloni il rossi? Il tunnel dei palloni rossi. Sì, l'ho già fatto. Sono andato io a vedere le palle. No, non è inutile quello che sto facendo. Sì, ho già trovato un coso in mezzo alle palle. No, però c'è tutto un percorso. Okay. Però. Ma c'è tutto il percorso da fare. Secondo me si va dall'altra parte, sai? Sì. Palle? No, le palle finiscono lì. Ah, ok, no, perfetto. Però c'è un percorso lungo lì. Sì, ma forse c'è già andato. Vai, auguri. Però come si raggiunge quell'ecosistema maledetto? Il famoso giro delle palle. Bisogna catapultarsi in qualche modo. No, sto per bestemmiare fortissimo. Ora ho capito. Che cosa? Ora ho capito. Che è successo? Vedrai. Che è successo? Spiegate. Puffa. Spiegati. Tu spiega a me. Jar Jar Binks. Ah, ma vedi che c'è un percorso ancora lì? Buonasera. Ma Rex, ma in 500 Unis non avete nessuno che fa Jar Jar ora che ma grazie, no, ce l'avranno i ribelli. Fanno Jar Jar Clone. No, ragazzi, vedete dove sta andando B? Lì dobbiamo andare, dove sta andando B? No, ma poi ci sono. Dove è B? No, cazzo, l'ho mancato, cazzo. Non vedi? Torna indietro, tornate indietro. Dove state andando? Tornate indietro. Paurissimo io qui. Ragazzi, dovete venire qua dove sono io, se esatto, e dove sei tu? Qui, vedi dove. Guardate. Andiamo di qua. Lo scoprire. Non riesco a vedere. L'ultimo c'è il tunnel, quello là, ok. Ok. Ma prima io non l'avevo visto quello, sai? Molto male. No, sto per essere laserato. Ma sono tipo specchi questi cosi. Che belli. Quindi cadono queste pedane. Non lo so. Oddio. Meno male che ho mandato avanti te. Non lo sapevo. Faccio. Tranquilli ragazzi, Rex va avanti a risolvere la situazione, spero. Dove siete voi? Ok. Sto arrivando, No! Oh no, questo mi ricorda molto Fall Guys. Perché? Queste cose cilindriche moleste. Fa bestemmiare uguale. Sì. Vi hai capito come funziona qua? Sì. Però con il lag che ho non posso fare niente. No, non prenderti perché ti sei appeso, delinquente! No, allora arriva il risolutore dei problemi. Cosa succede? Il risolutore dei problemi. No, bisogna lanciarsi. Con le due ruote. Bene, le due carrucole, via. Io l'ho preso. No, l'ho sbagliato. Slovenia. E chi è che mi ha afferrato male? No, io non ce la farò proprio così. Ho preso un Führer. Il Führer volante questo. Il Führer volante. Marò, ce l'ho fatta. Aiuto. C'è un problema. Qui c'è un problema. Aiuto. Aia. E che cazzo però. Maronna. Mi hanno rimasto tantissimo prima Cristo. Ragazzi, c'è un problema. Avrei aspettare che si avvicini il rullo. No, ma prima è arrivato molto più avanti. Avevo passato anche le due cadreghe là. Le due Madonna bellissima.
Ma dov'è Grievous in tutto ciò? Che... Non ha... io se non bestemmio, guarda. Sa che non mi incazza, eh. Se mi incazzo. E Cristo! Ah, ce l'ho fatta, grande. Prima parte. Ah, mo tocca la seconda parte. No, la seconda parte è bastardissimo. Capito, Delta? No. Non è fattibile. Forse mi sono attaccato nel posto sbagliato. L'ho preso. Non è fattibile. No, è fattibilissimo. Yabadabadu. È fattibilissimo, ragazzi. Guarda dove sono. No, sì, ci va una buona dose di culo anche. Non è vero. Che cos'è sta cosa che si muovono? Oh no, guarda dove sono attaccato male. Guarda io. Sì. Bello. Tutto perfetto. Ciao ragazzi. It's been like son father. Io l'ho preso. YOLO! Aspetta, no, via. Ok, sono attaccato. Sì, manca sì. Il secondo round. Vai, ignoto, vai. Aspetta, vai. Ce la faccio, eh. Sì, che ce la faccio, fai. Vai, che ce no! La fai. A bastardi, vaffanculo, ce l'avevi già. E Grievous ce l'ha. Chi è che l'ha recuperato? Io no. Bella. Vabbè, ma lui era così sicuro di farcela, per questo... Ti incastrò. Vabbè, tu lo verso l'alto. Vabbè, io lo sai, tu volevi... Tu volevi... Volevi andare avanti al gioco, ti ho lasciato io fare. Ti disintegro! Va, B tutto ciò... Molestatore, ciò... molestatore. Ma B in tutto ciò che non lo vedo più, manco collegato. Ah! Ma c'è un problema... Ciao! Salve a me! Ma... aiuto. Aspetta che quei cose no. Ah, io ragazzi scusate ma ho rinunciato perché era ingiocabile. Ah, ok, io sto tenendo Delta, no, che sta tenendo Grievous, che sta tenendo no, facciamo solo tutto sto vedendo dalla live, ragazzi, hai visto cosa è successo? Sì. Grievous, per favore, no. Scassatissimo. Via. Oh, vedi che ti ho salvato. Ah no, ma è quello che dovevano salvare. Vieni qua, aspetta, passa che non prima ci sono io. Questa è la mia fermata. Allora. Chi è che passa prima, io o prima tu? Io passo prima io. No. Che c'ho il bilanciere qua. Ail. Oh no. quello poteva essere un problema. Sì, lo sapevo che cadevano. Grievous la no, è caduto. Grievous. Come non è mica caduto? Sì, è caduto, guarda poi. Oh, no. Maestro. No. No, no. Maledetto Delta. Ma potremmo avere un altro problema di... Ragazzi, avremo un problema di dimensioni. Troppo grosso. No. Già. Oh no, dai. Allora direi aspetta, lo mettiamo giù, no? Ma non tu! Cavolo. Ma prova cavolo, così, vai, tiro. Il cacchio di coso schifo, schifo. Tira, corto. Tiralo. No, raga. Ah. Basta fare così. Basta spaccare tutto. Sì, spacca tutto. Spacca tutto. Hai gli strumenti da sedio. Grande. Qua si va a ridere. Hai delta da sedio. Per me si va nell'eterno dolore, per me si va nell'eterno dolore. Sono perduta gente! Hai Delta da serio. Ma mi salvo solo io! No! L'abbiamo preso. Ma perché ha colpito solo me, traditore? Hai Delta, tu mi fai da scudo. Hop! Ah! Abbiamo perso qualcosa. Si scusi lei, signore col baffo, Marco Columbro, Marco Columbro cosa vuole? È il nostro Marco Columbro d'estrema destra. Oh, ce l'avete fatta. Mettetelo il là. Potere della famiglia. Del Madonna, ragazzi, che lavoro che abbiamo fatto. Bellissimo. Cioè, posso anche andare. Si apre sta porta? Eh no, perché non è messo bene dentro. Ecco. No, no, è aperto. Okay. Il potere della famiglia. No, no, si apre, vedi. C'è una discoteca! C'è una discoteca dentro! Quella dei camminoni! Disco Panzer! No, bellissimo! No, quella dei... Disco Panzer!
quella dei droidi su Mustafar in meno male che non sappiamo di quella di Lego Star Wars. Delta, che hai giocato, ti ricordi? Che ecco, cosa? Ecco. Su Mustafar, che sono i droidi in discoteca. Qua veramente la gara è da attacchi epilettici. Ma qua è tipo... Bisogna attaccarsi alla palla. Bisogna attaccarsi alla palla, ma fammi capire come finisce sto livello. Attacchiamoci alla palla. Ma che è? Ma l'attacco di... Ma come finisce sto livello? No, è finito, Ma Delta, ma questo... No, deve interrompersi. No, ma Delta, ma questo... Ah, sopra, là, guarda lassù, c'è una botola da aprire. Una botola? Ah, ma aspetta, cosa... Sopra, c'è un cerchio, là, sopra, al centro della stanza. Però non so come fai a salirci. No, vabbè, ma è impossibile, ma che... Ma non posso neanche... No, ma è impossibile davvero, scusa. Al di là della cosa che vuoi. Ma aspetta, ma la palla si è mossa? Sì, si sta muovendo. Ma la palla sta rotolando, ragazzi. Sì, sì, sta andando in giro. Sta facendo venire mal di testa. Ma sì, ma epilessia, portami via. Capito. No, ma secondo me se gira c'è un motivo, eh. No, secondo me è finito. È tipo la palla della Champions. No. Sì, però Delta... È un troll. Sì, un troll. Delta però puntata di Porygon muta, in confronto a Star Wars. Ma se noi gli chiudiamo dentro... No, la camera a gas, solo io posso chiuderlo. Aia. Ogni riferimento a fatti, cose e persone è puramente storico. Vabbè, salta sulla palla, è puramente storico. È puramente reale. Cosa? Ok, chiudiamo. Sarebbe un peccato se qualcuno togliesse questo. Sarebbe un vero peccato. Se te lascia aperta la porta, no, lascia aperta. Si spegne da regale discoteca. No, no, vedi che funziona. Solo che giustamente. No, raga. Ah, vai, mettilo. Dovevate tenerla aperta, mannaggia il pizzo. Vabbè, adesso la mettiamo, metti. Ok. Delta. Ok, apritela tutta, spalancata. Apro la camera a gas, prego, entrate. Perfetto. Ora porto dentro una palla. Prova, cioè, è un nuovo modello, ti fa divertire per morire. Ah no, si chiude in automatico! Ok, vai. Cosa funziona? Cosa succede se poi gli tiro questa contro? Madonna, è confusionaria, minchia. È bruttissimo con questo coso, veramente mal di testa. Primo, ce l'abbiamo lo Zyklon. Ma il fatto non è che non... no, ma adesso avete chiuso per davvero. Sì, ma noi come facciamo? Scusate, non possiamo più uscire. Non possiamo più uscire. Né scendere né salire. È la camera a gas, non si esce, ragazzi. Primo, sporta lo Zyklon. Io ho un piano. Qual è? Ecco. No, ecco. Ah, ok. Fatto. Va bene, ragazzi, che ne dite? No, ma i livelli ufficiali Delta non ci sono. E c'era quello dei funghi che non l'avevamo fatto alla fine. Ah, vabbè, lo faremo più avanti, dai. Che se però è stato strategicomico, è stato divertente. Ma pure è vero, ma dovremmo farlo più spesso, ma full flat, perché fa scassare. Strategicomico. È talmente fatto male che è bello. Aspettate, ragazzi. Sono che... avanti per la Sacra Germania, qualcuno mi lanci. Prende questo, non so no, che no, io volo così. Ok. Aia, lanciami. Sì, sì. Per la Germania! Aspetta, lo devo alzare prima. Ah! Hobby! Ok, è andato. Bene, sono atterrato in un cassonetto. Bene, ragazzi, qua possiamo dire di staccare. Che ne dite? Così abbiamo finito questa bella live a tema... Ah, yeah. Ok, a tema Human Fall... Non live, stacchiamo Human Fall Flat. Human Fall Gang Beast. Sì. Oh, però è stato bellissimo, però. È stato bellissimo. Ok, andato. Human Gang Fall Beast. Adesso ci buttiamo tutti felici e contenti. Livelli simpatici. No, infatti... Oh, beh, con Human Fall Flat mi è piaciuto. Cioè, Human Fall Guys mi è piaciuto. No, è stato veramente questo spettacolo. Ma guarda, c'è voluto tempo per lavorarci, eh. Si vede. Perché hanno messo anche le musiche e tutto. Per fortuna non si sente. Bene, detto questo, io vi lascio cannoneggiare e vado a... A me dispiace tanto che il pubblico non vede la mia bellissima faccia. Che grande cosa. Vabbè, ma almeno vanno a dormire sereni, cioè, se no vanno con gli incubi d'altre volte. Grazie, tanto sei gentile. Prego, come sempre. Dobbiamo ancora fare quell'assalto dal castello, dobbiamo decidere quando farlo. Sì, e io sto aspettando te. Mi devi dire tu il giorno. Ma ma sei sempre impegnato tra tutte le 252.000,6 live che fai. Non ho faccio un No, ho avuto troppo una settimana di lavoro. Sì, io sto scherzando, ovviamente. No, lo so. Però intanto One Piece, Warrior Pirate 4,
4, finalmente seconda stagione. Sì, adesso c'è il 5 Gear, che te ne frega. Sì, ma tu hai capito, non vedo l'ora di fare di fare video dedicato. A parte che hanno Gear 5, no, 5. Ma guarda che hanno confermato ben 3 DLC in un colpo solo con la Season Pass 2. Quindi a voglia fa. Lo farò volentieri, lo giocherò e lo condividerò al pubblico. Va bene, ragazzi, apriamo al pubblico. Apriamo War Thunder in tutto ciò. Aprite al pubblico. Al pubblico. Oh, ragazzi, ma Police Simulator non cala il prezzo proprio. Che cosa? No, Police Simulator, porca puttana. Ma non conosco. Sei un poliziotto. Vabbè, grazie al cacchio, cioè, ci sarebbe. Prego alla minchia. Che cosa ti devo rispondere? Ah, non lo so, è bello, è brutto. Ah, Non lo so io. Sei ancora in live? Sì. Ok, allora no, non dico quello che volevo dire. Okay, live. Sì, volevo mettere una divinità dopo un animale, ma non lo dico. Ah, non si dice. Shiva. No. Shiva. Io pensavo più a Ganesh perché era elefante, quindi. No, perché hai ragione, No, perché Delta. Perché? It's a Katayo. Ma perché? No, non mi chiedete. Non comunque mi... c'è i livelli audio scassati vostri. Perché l'altro Delta 28 di. Secondo me potrei anche farmi del male e tornare a fare una partita League of Legends. Mamma mia, mamma mia, devi farti veramente del male. Eh sì. Perché ti vuoi sacrificare? Perché ti vuoi farti male? No, basta mutare la chat. Ragazzi, la soluzione per giocare League of Legends è mutare le chat. E spegnere lo schermo. Scrivere STFU e poi fare disinstall. Esatto. Alt F4 una volta che hai partito. Minchia. Mamma mia. Vabbè, dai, io mi tolgo queste cuffie che sto sudando come un bastardo. Però fa meno caldo rispetto... Sì, ho acceso la ventolina che ho sulla scrivania io. Però rispetto all'altri giorni, oggi si sta un po' meglio, eh? Ma sì, come facevano, ignoto come facevano i romani, avevano le... Avevano gli schiavi con le palme che gli facevano aria. Vero. Aia. No, è una cosa vera. Però c'è anche da dire una cosa, non faccia così caldo come ora. Quello è vero. E poi scusa, andavano nelle terme, c'era il frigidario. Il frigidario. Eh sì, poi andavano sempre in giro senza sì, senza le mutande. No, vabbè, ma a parte quello, ma senza i cosi là, quei pantaloni corti, anche i legionari romani. Le brache, sì. Bellissimo. Qualcuno mi invita devo chiedere l'invito o andare a conquistare Apollo. Va bene, io aspetto l'illuminazione divina. Vi lascio scannoneggiare, ci vediamo. Sì. Grazie. Alla prossima. È ovvio, tanto dobbiamo fare ancora un game test, ci dobbiamo mettere. Salto alla roccaforte del drago di Tainitina, rifan di Borderlands. No. Ma i personaggi voglio anche te, Ibi. Ma ti voglio fare una domanda. Cosa, dove, quando, perché? Te che sei fan di Borderlands. Sì. Vuoi giocare a Salto alla roccaforte del drago? Tiny Adventure. Mi senti tantissimo. Beh, io dentro la stiamo programmando, quindi quando la facciamo. Ah. Ok. Puoi fare i ruoli. Ditemi la data e poi il giorno, a serata. Ci mettiamo d'accordo, sì. Dai, va bene. Faccio così, organizzate voi due, ditemi quando io gioco. Vengo tranquillamente, così okay. Poi Delta sta sentendo anche Dictator per Payday, quindi appena si libera. Sì, Dictator. Andiamo anche con quello. Sì. Me l'ha scritto. Ottimo. Detto questo. Che comunque vuole aspettare temperature più fresche. Anche. A parte che il suo computer ormai è andato. Ha detto che è proprio incasinato il suo portafizzo. Ah. Ecco perché Fasmo scattava da morire. Ha detto. Ma ha scoperto la causa. Qualcuno mi invita al portone. Ciao ragazzi, buona serata. Bene. Ciao. Come che si esce da. Alla prossima. Ciao. Ciao. Bella. Qualcuno sta caricando Delta ancora? Sì, mi era crashato per qualche motivo. Ha detto vaffanculo e mi ha detto il gioco è crashato. Tra l'altro, con una finestra, tra l'altro, con una finestrina di crash di una bruttezza unica. Tipo, sembrava non so, Commodore. Ora, Commodore Norrington 64. Intanto allora invito. Sto guardando dalla live cosa stai combinando, Delta. Grazie. Non voglio saperlo, mi sa. No, aspetta, Delta è lo staff in più, qualcosa? No, io adesso invito. Aia. Ma come? Aia. Stavo invitando io apposta. No, Delta, no. Non ti è negato.
Va bene, abbandono il problema. Non ti è concesso, è una scelta mirata. Ah, B, si pensava Il Valerio sta fare 1.7 stasera, se... Esatto. Tanto ne hai, penso. 1.7? No? Che dici? Allora, io ho... Mi sa, 1.7. Non ne hai? No, non es- madonna, no, no. Hai solo un cacciacato. Ce n'è uno. Sì, infatti. Sì, che non è che io ne abbia di più, ne ho due. No, no. perché poi se piazzo giù già il B1 bis, saliamo direttamente a 2.3, non mi sembra il caso. Ma scusa, ma quella baguette della Francia non c'ha 1.7. Ma dai. tu stai buono. Anche io non sto messo tanto bene, perché io ho 1.7 e gioco volentieri, però ne ho solo due. E ma poi salto direttamente a 2.3 o 2.2. Ma cosa vogliono i giapponesi, dai? Non è davvero. Non puoi mettere la katana sul cannone e far finta di essere 1.7. Ma io ce l'ho 1.7. Ma tu, Andrea, tu non ce l'hai il carro quello lì di 1.7 neanche. Vabbè. Qua. Il Sau 40 lì. No. Ah, non ce l'hai ancora. No, perché siccome ho sbloccato il B1 bis, stavo puntando sui 2.3. Ah, quindi okay. L'M3 Stuart. Lo Stuart. E poi prossimamente il Crusader. Ah, ok. E così avevo i tre carri in 2.3. Vabbè, facciamo così, proviamo a vedere come va in 1.3. Ma no, poi fate tranquilli, cioè non è... No, però ti dico, se va male, scendiamo. Però, se va bene, continuiamo. Io per dire, a volte ho giocato con loro a 1.7, a 1.3, tutto sommato. Poi appunto, io purtroppo non è che ho tanta roba. Ho l'antiaereo e il cacciacarri 1.7, basta. Tra l'altro, il mio antiaereo l'hai visto... Cos'è che è la camionetta? Il P4T! Madonna, da vedere. Voglio vederlo dopo di vederlo. È bellissimo. È una scorreggia. Una cosa amo, tra virgolette, dei veicoli francesi, che sono strani e bizzarri, e alcuni sono veramente bellissimi da vedere. Cioè, fanno troppo ridere. No, esteticamente sono molto particolari. Sì. Io mi sono innamorato proprio follemente del B1 bis quando l'ho visto la prima volta. Mamma mia. Ed è forse un po' per quello anche che ho deciso di intraprendere questa avventura. Solo un secondo, Grievous, noi siamo pronti. Bene. Mm-hmm. Partiamo. Andiamo. Ah sì, l'avrei detto anch'io. Cazzo, 1.7, quindi 1.7 non 1.7. Proviamo 1.7. Dai, sì, stavo aspettando la conferma giusto per cambiare i carri. Insomma. Ancora? Sì, perché non si capiva se è o severo o meno. Io l'L3 lo voglio cacciare fuori dalla mia carrozzeria. Proprio con violenza. Mamma mia. L'L3, poverino. A me sono bastardi, perché se andate a vedere i carri americani, sono disgraziati, perché da 1.3 passo a 2.0 alcuni. Sono bastardissimi. Solo due passa a 1.7. Gli altri sono tutti di 2.0. In Italia il Regio Esercito ne ha fatti solo due a 1.7. Ma ciò comunque basta. La 1.7. Allora, Rex, parlami della S42, 47, 32. Tombala. Non sono così esperto, perché quasi mi viene il dubbio. Infatti devo poi leggermi il volumetto che ho comprato quando riuscirò chissà quando a leggerlo. Dei mezzi quelli... Di circostanza, quindi quelli improvvisati sul campo. Secondo me quella versione della S42 rientra in quei mezzi, proprio col camioncino da 4732, però è un'ipotesi. Ma la Folgore era tutta appiedata o aveva roba del genere? Aveva delle gippettine della... Forse sì, aveva dei piccoli veicoli di ricognitori, non aveva, purtroppo non eravamo inglesi o altri, però allora radio lanciati. Io propongo Ciccia. Ciccia dove? Ciccia. C di Ciccia, vabbè. Okay. Posso dire solo una cosa? Parla. Essendo che è il territorio di Rex, seguiamo Rex. Eseguiamo certo, giusto, hai ragione. Ha senso. Il rogo sperimenta. Ci spiegherai. Il rogo sper. Ci accompagni. No, sper per cosa sta? Voglio sapere. Per favore. Non chiedere cose che non vuoi sapere. No, ma se secondo me sai cos'è Rex? L'hanno fatto i tedeschi di sopra Albert Speer. Ah, tipo Speer, il rogo di Albert Speer. Ah,
persi il tuo. Ma non è detto che fa così, no? Qualcuno ti guadagni 2 lire. Anzi, no, mi dico. Esatto. No, ma Delta ti sei fatto male. Tu sei un lento. Perché era lento? Un solo. Perché è successo? Le tegole della casa. Ma infatti lo tipo, perché va così lento il terreno? Beh, in realtà è lento il mio, non è così. No, ma anche il mio, di come va con la sera? Le metodici è più veloce del mio rogu. Ma era. Era solo in Human Fall Flat che avevo dell'input lag completamente. Ma probabilmente era anche perché è debilitante. Era giusto in maniera diversa. Io sto correndo. Ma quanti cazzo sono lento? Ma poi ci sta, perché comunque il server non è uno di noi che è hosta, quindi. No, infatti. Hai anche una torrettina dietro. Hai visto? Hai visto? No, ma io non l'ho ancora vista. Ma c'è un mini cicciolo giapponese. Ma secondo me lo sta contatto, no, contatto in F6. No, secondo me è Rex, carri. È proprio un bimbo giapponese. Un carro meglio qua. Tanti sono tutti nani. Sì, no, ma è uno particolarmente nano, tipo devi essere basso così per poter più, come quello di una parte, devi essere alto. Ovviamente sì, però lui è più maschile di solo, non ci mai visto in short. Vabbè, esatto. Per poter per dai, concentrati. Ragazzi, c'è un BT7 che lo posso far fuori, però. Sto cercando di prenderlo da vostro. Caro leggero, ma qualcuno si vuole spettare meglio distante, ragazzi. Grande. Ragazzi, c'è un caso meglio distante, continua visuale. Dietro, BT7 dietro. Ehi te con l'artiglieria. Butta la casa. Voilà, insomma, per fare gli adesso. Io devo ripetere. Poi c'è un suomo dietro la casa, sparati per dire non ci penso. Ce l'ho, sotto tiro. Ma dai, oh, che tu mi interessa a spararmi, porca paletta. Ma non metterti davanti alla linea di tiro, che è l'unica volta. Tu impari a non svegliarti. Se non lo becca, dai. PT42, ok, Delta. Ora, beccati di questo. Bene, così. Il mio BT42 è quello che è tipo il capo di Donani. Sì, più o meno. È vero. C'è un carro leggero su E6, si sta avvicinando. Ma oh, guarda, il signor Don ha una decoratura che sta arrivando, Sì. È salito su. Quasi magia. John. Grievous ce l'hai? Perché poi sono nascosto. Ah, stava già il giro, Crivo stava facendo il giro. No, ma forse ce l'abbiamo lo stesso. No, si è nascosto la cacca. Blacco, ragazzi. No, abbiamo un antiaereo in quadrante tra Foxtrot 3 e Foxtrot 7. Abbiamo sì. Vorrei ricordarmi. Ah, mamma mia, sfondatissimo. Occhio. Che strategia è questa? È il Kaito! Ecco le bombe, beccati le bombe, maledetto. Ecco, va, culo. Aia. No, è esploso Rex. Vaffanculo. No, sono messo nella cacca. Aiuto. Aiuto. Cos'è adesso Delta? Sei prendito questo bastardo. Faccio io l'antiaerea, se no fanno. Oh, ok. Ma carro. Qui è pieno di contatti. Abbiamo almeno 3-4 carri tutti in fila. In 5, contate 5. Eh sì. Nella mia posizione è tosta. Fuoco d'artiglieria tra l'altro, quindi mi levo dalle palle. Dai, accelera, porca miseria. No, sei in una brutta situazione. Se stai campando è un miracolo. La visionaria è impicchiata. No, ok, la visione di cambiare. Aia, aiuto. Vabbè, però vi ammazzo tutti, porca miseria. Ho un delta barcone. Guarda un delta barcone. Attento un Kay. Rivus qua sono dietro di te, eh. Bravo. C'è un carro leggero, vedi.
Allora. Uno l'ho beccato. Io col 20 di giro di FCM, però un carro di pony con le spalle, io non devo dire, però quadrante? Quadrante scusami, delta 6. Ok, confermato. Che non è delta 28. Cos'è il fratello, il cugino? Il cugino. 27 in ah, ok, delta, io mi occupo degli aerei, va? Ti occupo di delta di male spalle. FCM, no, ma che cazzo ha il BT7 di merda? No, dai, no, ma dai, ma tenuto fermo mentre c'erano le bombe che cadevano. A parte che noi stiamo resistendo su C, ma il fronte è morto dappertutto. Il fronte non esiste più, non è che sta per vivere. No, ma cosa sta succedendo allo spawn? Hai capito, il fronte no, non è ragazzi, siamo gli unici ancora vivi, praticamente. Ma no, ma cazzo è successo? Ma dai, ma neanche tu... No, ma blastato neanche... lo spawn. No, sì, ma dai, ma neanche... Ho distrutto un T28 sulla vittoria. Che... Sì, no, ma neanche il tempo di spawnare col secondo veicolo che già era finita. Ma neanche il tempo di scorreggiare, di sentire la puttana scorreggiare. Ma cos'è successo? Ma che cos'è successo? Non l'ho capito. Non l'ho capito. Te lo dico io, la squadra faceva cagare. Sì, no, ma la squadra è stata annichilita completamente. Cioè, si sono sprecato tre carri armati ciascuno, oppure semplicemente hanno preso il primo carro armato e si sono dati alla fuga come i francesi. sempre a prendersela con i francesi, comunque, è vero, non vorrei dire chissà perché, guarda, proprio i misteri. Ma quanto è stronzo. Spero tu stia scherzando. Spero tu stia scherzando, perché io comunque un minimo la parte l'ho fatta. No, decisamente abbiamo fatto tutti la nostra parte. Sì, abbiamo giocato molto bene rispetto a... Io faccio la mia parte. Anche tu, Porkins. Sì, porca, anche io. Dai, giapponese, preparati. Perché non hai fatto tanto il Porkins? Silenzio, che devo guardare. Dai, allora, giochiamo bene, 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 perché ho scommesso sulla nostra squadra. Però sai qual è il problema? Noi abbiamo giocato benissimo, abbiamo mantenuto la posizione, abbiamo fatto una kill della Madonna. La nostra squadra dall'altra parte è morti malissimo. Tutti, cioè sì, ma questa è la squadra migliore, non mi interessa. Sì, ma io non ho neanche fatto tempo, a spawnare col secondo veicolo, cioè rendiamoci conto, certo di sì, 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 sì. Sto giro neanche il tempo a spawnare col secondo che subito no, non ho ingranato neanche la marcia che è esploso tutto. Sì, no, ma io non metto in dubbio che la nostra squadra facesse schifo. Quello che metto in dubbio è il fatto che siano riusciti a morire tutti e tre volte. Oh, qui dove andiamo? Su qua? No, per forza, sì. Dove? Qua sì, no. Qua in A, sì, e dobbiamo correre. Dobbiamo correre. Okay. Ma allora mi sa che non puntate su di me per correre, cioè andate e basta. Secondo te l'L40? Sì, l'L40 andrà bene. Io sto andando... Allora io faccio così, io faccio subito l'antiaereo, così almeno vi vedo per dal diritto del mio sacrificio. Ok. Oh no, c'è un cacchio. Cacchio, ma potevi dirlo prima? Allora prendevo lo ranker, ho scoperto. No, giù, ragazzi, mi raccomando, tutti in A. Momento. Guarda sto cacchio. Sì, è che il mio navigatore sta ricalcolando, quindi adesso arrivo. Te la ricordi il video, quello del call, il video del... dell'aeroporto russo, la macchina che entrava nell'aeroporto russo, no, dalle mille cose interessanti della madre pa. Ti ho mandato delle cose Rex comunque che sempre riguardano i russi, tanto per cambiare. Questa è la mia sparatoria. Non so se lei... Hai visto che roba? Della madre pa. Praticamente c'è una ruspa. Quindi macchina movimento terra su una strada e una macchina che arriva dal senso opposto. Giustamente è bloccata la macchina, non si può muovere. Ragazzi, scendono i tizi. Scendono i tizi dalla macchina tutti incazzati e vanno per fare a botte con il... Ah, il tizio del... E questi altri invece che li prendono dall'incrocio, li distraggono. E il tizio con la ruspa gli apre in due la macchina. Ma vuole che la figlia non sta in una cazzo. Ma che puttana, ho visto, ho distrutto. Fa, che bello.
Mamma mia, i russi sono molto educati. Sanno, sanno come farti cambiare idea su di loro. Hanno un loro modo di essere educati, sì. Colpo critico a questa distanza, però non ho fatto una mazza, cioè, non va bene. Oh, ho perso l'audio, aiuto. Io mangio. Ma bravo, bravo, mangi. Allora, Panzer 35T sulla distanza, anzi addirittura due stanno arrivando in massa da giù in fondo alla strada. Sì. Situazione sua? C'è qualcuno lì? Sono Non bene, sono io sì, assieme a un nostro commilitone qua con il T50 che sta indietreggiando. Tra l'altro Rex, guarda che bello. Rex ammira che bellezza quell'uomo solitario al cielo. Tipo poverino, sembra tipo la del mondo. Lo sta conquistando. Bravo. Il nostro eroe, no, è morto. Ok, come ho detto, io l'ho guffato, mi piace. Ah, quella là, il vino che era, ok. Oh no, ci stanno aggirando. Si può aggirando, da dove? Il vino dove passa, non ci siamo io dentro. No, sempre lì. Quadrante di due, i contatti qua. Dovevamo spingere. Delta, copriti dalle quelle M2A4, Delta. No, mi colpisce, io non te lo dico perché. Devi coprire tu, Kaipa. Ma vaffanculo! M2A4, bastardo, maledetto. Ma guarda quello che ha ucciso Terex, cioè. Aveva il suo, stava giocando col suo e si chiamava. Va bene. Si chiamava? E si chiamava Vitman. Vitman. Adesso passiamo. Ma è quello dei tigre. Eh no, infatti passiamo alle cose pesanti. Passiamo alle cose pesanti adesso. Bella, bravo. No, non sono stato io. Se non l'avessi colpito lui l'avrei colpito io dopo. Cazzo, stupida impicchiata. No, il mio mano, bravo, il mio. È una fortuna che la Fiat produca anche i pezzi di campo. È vero. Giapponesi non si sa mai. Quante ne sanno. Sì, è minchia. Bomba. Ragazzi, sta arrivando un M3 F2 quadrante. Qui c'era un altro contatto in F3. Panzer 3B in E3 passa in E2 adesso. Stanno arrivando veramente tanti. Attacca quel VT7 dentro. Sto arrivando, ragazzi. Contatto di 3. Confermato, caro medico. No, Rivus. Che c'è? Sto arrivando. Panzer 2 è 27. Madonna, ci sono io qui, ci sono me, io qui. Senta me, troppe. No, io sono morto. Però ci sono troppi di lato. Ragazzi, occhio al fianco perché stanno andando da fianco. Ha sbagliato il tiro, porca puttana. Vaffanculo. Bella! Bombardamento ce l'ha tirato fuori dal cacchio. Qua c'è il punto dove vedi Rex. Io sono qua. Rivus, sono qua dietro di te. Sì, no, qua c'è il punto. Passa dall'altra parte della costruzione. Mi sentite, ragazzi? Sì. Panzer 3B sotto tiro. Minchia, ho visto il volo. Dai, ma che cazzo, Delta, coprimi. No, mi stintoramento. No, non c'è nessun problema. Che palle, mi sto rompendo. No, pure te. Non ti preoccupare, l'ho fatto a te. Ok, è andato.
Dai, ma tu gli aerei, merda. Ok, okay. Distrutto Panzer 3. C'è solo un altro contatto in A. Noi siamo messi un po' male. Okay, io avanzo, Grievous. No, no, aspetta, che sto bombardando tutto. Aspetta che ti passi l'artiglieria. Fate un bel tabula rasa. Era frontale, un trucco per tutti. Sì, no, hai ragione, Ok, buon, andiamo all'attacco. Dai, bene, sono già qua. Però mi sa che è sopravvissuto sto carro di merda. Sì, l'ho colpito, ma non... No, che palle, mi ha ucciso! Dai, cazzo. Lo Stuart, è quello che trascura. È l'M3 di merda, sì, lo so. Visto. Ok, ragazzi, quanto ho capito il fucile. Oh no. No. Contatto sulla strada. Contatto sulla strada. Ragazzi, Max è messo male, ha un più da fra... da più di un... No, ma perché i giapponesi non hanno il timore in città? Io veramente sta cosa... Perché di questo? Basta. Ecco. Pure gli aerei. Dobbiamo fare più capito. No, ma che cazzo è questo? Distrutto, non chiedetemi come ho fatto, un distrutto. Bello, devo mettere sul cannone. Ma che palle, no, abbiamo messo sul carro. No, ma ragazzi, abbiamo i nemici allo spawn. No. No. Dai, cazzo. Sono bello nemici. Allora, chi è rimasto? Ah, Rex non è rimasto, dai. Ok. Chi è rimasto? Io. Ambicio. Ecco. Adesso vedo se riesco, ma mi sa che sono. Ecco, di uno terzo. Guarda, vedi la S. Quindi cosa l'hai preso? Fa il carro leggero. Guarda Rex alla destra. La squadra migliore? Sì! Anche se abbiamo perso, io avevo scommesso i miei soldi su di noi. Sì, abbiamo fatto un sacco di imprese, però. Però non abbastanza. Ma la S42 comunque 1.7 fa schifo al cazzo. Ma perché tutte... Cioè la S42 mi spiace perché è bella come jippetta, però fa schifo giocarla. Sì, non è per questo gioco, diciamo. Cioè, è buona a manovrarsi, cioè magari contro la fanteria sarebbe simpatica, ma contro il carro... Già, non contro carri nemici. Eh no. Oh, finalmente ho sbloccato il CM5. Ah, ma quindi? Aspetta. Migliorare gli equipaggi. Ah sì, qualcosa c'ho anche da migliorare. Si inizia la grande ricerca del 75-34 M42. Bella. Il pre-bassotto. È in lista d'attesa. Il pressotto. Il pressotto. Oddio. Ma c'è tipo... Come cazzo è uscita questa? Ma c'è tipo una specie di cosa? Nel museo della Fiat non hanno conservato un po' di roba? No, roba militare. Ma cos'è? No, hanno tipo, c'è la vergogna, c'è tipo in modalità vergogna. No, no, non abbiamo fatto niente. Tipo Gerry Scotti. No. Cioè, no, come quelle volte che mi immagino tipo di andare, non lo so, dalla Krupp o dalla Porsche e gli dici: scusi signor Porsche, il vostro modello, quello del 42, non è mai fabbricato. Ma sì, ma guardi, c'è tipo il progetto qui fotocopiato. No, ma non l'ho visto. Ho visto un meme bellissimo, quello che scrive al servizio clienti Porsche: ma producete ancora questo? Il Ferdinand. Ah, no, giusto il Ferdinand, giusto. Fantastico. E fanno quella era un'edizione limitata, poi grazie. Fantastico, bellissimo. Ok, allora hai il paesello. Il paesello che sottovalutano poi, tutti. Ma mi sa che tutte le macchine, cioè anche la Renault, la Skoda,
cioè, tutte le industrie automobilistiche prima di fare, cioè a un certo punto si mettono a fare carriera. Sì. Cioè anche la Ford. Oh, hanno fatto cose, quantomeno motori. Motorizzato. Allora, tieni, vuole andare in A. Io volevo andare in A. Sono con te. Ok. Andiamo in A. Siamo gli unici. Dai, dai, ci dividiamo sui fronti allora. Non c'è. Vediamo un po'. Ma è su caricato. Ma se tutti di lì, ma allora sei tutti di lì. Ma non è perché c'è dall'altro. A me non l'avete più detto. Infatti, ma io perché no, non stavo andando alla massima velocità? Allora, vai così. No, Rex, non andare da noi, vai in B. Vai in B. Ma no, ma viene da noi, lui viene da noi tramite la strada. Tramite la strada. Però vedi, ma vedi, non ci sta andando nessuno. Nessuno su qua ci sta andando. Va bene, no? No, speriamo che sia un segnale positivo. Esatto, adesso arriviamo lì e troviamo 4 su, tutti in forma. Esatto, chiaramente a batteria. Allora, fai una cosa. Vado in scoperta e pescare. Rex, butta un occhio sulla distanza su B, se le cose si fanno difficili. Allora, sti gli sovietici che mollano le macchine mezzo alla strada, che Marco The Walking Dead. Ma porca cavolo, c'è un veicolo. Che cosa vuoi da me, Grimus? Lasciami tranquillo. Ma no, ma non cambia niente, vai. Io sono lenterrimo. Delta, dici allora, che c'è un veicolo. Allora, T28. Oh cazzo. Ok, stanno conquistando B. Stanno conquistando anche B. È un panzer. Io non ho una vera visuale sui veicoli nemici in B. Allora, Delta, c'è il nostro panzer 3 che sta provando a scendere. Allora. Delta, cosa vedi col tuo zoom di Warhammer? Non ho più i soldi di uno zoom per vedere un panzer 3. No, un T-28. T-28. Un T-28. Uno schifosissimo. T-28, un panzer 3, un T-28 che fa tutto il giro. Sì, l'ho visto il panzer 3. Adesso cerchiamo di aggirarli, eh. No, è proprio grande, Rivus. Come l'ha girato? Bravo, così che si fa. Ok, un visuale su un carro svedese. Ciao. T28 sotto tiro. Vai T28 sotto due a tiro. Bella madonna. Quello vicino. Poco. No, non possono essere due. Aia. E l'altro T26 di merda. Però leggero e mi ha fatto fuori. Porco Cristo. Delta Magistra. Chi dovegna per il T26. Delta Magistra ha tolto la porta. No, sì, perché lui non mi può sparare. Lui non mi può sparare in World Hunter. C'è un panzer. Ah, in realtà c'è un T126, si ingaggia l'ultimo. Mario ci compiro. Perché è morto lui. E Mario? E invece qui arrivano François, Maxim e l'altro motore. Ma no, Maxim. Girard le bastard. Dimmi che stavi pensando la stessa cosa, ti prego. Non mi ricordo che stavi pensando. No, cavolo. Un BT7 mi ha portato. No, porca miseria. Hai fatto un'ottima giocata, cavolo. Ho fatto fuori. Sto arrivando. Io ho fatto male. Io non capisco perché tutte le nostre forze sono concentrate su C e stanno morendo come mosche. Ma io in realtà una spiegazione ce l'ho, cioè che la come mosche. E la squadra fa schifo. Ci sta. Giusto per cambiare, male, perché di solito è forte, no Rex? È vero, sì. Fa schifo. No, no, è via. Ok, ci sono anch'io, Grimus. Se siete andato, signori, potete venire su A e prendere un Panzer 4C, ho visto contatto. O franchi, in base a quello di fare. Allora, fa ridere che noi siamo in 4 e no, siamo in qua, ragazzi. Ma voi ci credete che là sono tutti in C e li stanno pagliando e ammazzare magari da per quanto di loro e noi ci siamo in qua, ci stiamo facendo fuori a questi qua. Cioè di cosa stiamo facendo? No, ma che cazzo, mi fanno sempre fuori questo cazzo di artigliere, porco il Cristo, ma chi è questo stronzo? È vero, ma perché mai il radiofonista? Io voglio che il radiofonista ci faccia il braccio.
cazzo. Ragazzi, io non vorrei allarmarvi, ma dobbiamo giocare sul piano. Uno l'ho bloccato, che danno critica. Sì, mi piacerebbe avere una cosa. Mi piacerebbe tanto. Ma che si dice in questi casi? Io mi do all'ippica, ok? Esatto. All'ippica. Oh, bella, bravo Delta, bravo Delta. Ma quasi che non puoi mirare più in basso di così? Lo devi mirare, okay. Muore. No, ragazzi. Una brutta gente, ragazzi. Manco Ricocò, basta. Non lo so, Ricocò. Ricocò. Esatto. Ah, ecco Ricocò, mettati questo, che lega in fondo. Camerata. Metti il quadrato di camerata. Ah, però senti, ti viene per il cazzo. No, no, dai! Dai, cazzo di Hamilton! Hanno maledetto che vola! Sai come quello che vola? Esattamente. Dai. Non riesco neanche a inquadrarli, i cazzoni maledetti. Maledizioni, fratelli Wright, è all'ingegnere, è al conte Caproni. Tecnicamente ingegner cane. Tecnicamente, ragazzi, per se vogliamo essere un po' cattivi, i fratelli Wright hanno copiato l'idea da un italiano, che l'italiano ha copiato da un tedesco per il fatto dell'aereo. Quindi teoricamente loro hanno copiato. No, non ricaricare adesso. Sì, ma sui brevetti c'è. Guarda, porco Cristo, ma che palle. Trattore, no. Io ho provato a mancare anche il trattorino. Abbiamo avuto un po' di difficoltà, però vabbè, in mancanza di meglio me la prendo con fratelli Wright. Comunque io vorrei dirvi che in A, grazie alla nostra tenacia, potenza su A, fede incrollabile nella vittoria finale, gli altri hanno potuto conquistare perché noi abbiamo finito impegnato il nemico. Il nostro sacrificio. Esatto. No, l'ultimo respiro. Ricordavi che su A è di nuovo sotto il controllo nemico. Contro le orde bolsceviche. Sì, poi se siamo. Salutavano la propria. Poi se siamo stupidi come Hitler, cominciamo già a decantare il bollettino del suo sacrificio mentre le stiamo ancora noi. Mentre ancora siamo vivi. Ragazzi. C'è Hitler che fa il sacrificio di Rex e Grievous. Ci ammazza il tre, ragazzi. Allora, li prendiamo dentro sul fianco, io gli spazio, andiamo ancora bene. Quello là non riesco a prendere il francese. Oh, Ricocò! Dov'è? Gli abbiamo rotto il motore, hai detto. Che gli abbiamo rotto anche là. Guarda che c'è un H39 qua. Un camerata di G. Che ti ha preso sulla tua cupola. No, stavo sparando, ma ci pensi a questo a prendere la lista di sì. Cazzo, 26. Madonna, te la tua bombetta di cazzo in torretta. Madonna, come l'ho preso male. Aspetta, è l'irlandese, è quel famoso irlandese che va addosso ai tigri, non ricordo che c'è la storia lì. Cosa? Sì, aveva tipo un fireplay, è andato a cappucciate a tutte e due. Troia. Mi ricordo poi se... 5, avanzare, avanzare. Avete visto che io ho delle belle stelle in aria? Dove sei, Dad? Mi vedi un barcone con le stelle in aria. Non al barcone, no? Bitti. Perché questa... Dima, hai significato? Sì. Ah, porca. E poi arriva il Ravage Bombing. No, fungi anche tutti! Quindi vi parlo di tutti. Però posso fare ancora il controllo tattico. Più o meno. Bravo. Se noi vinceremo, ti potrai guadagnare con bene tanti tanti. Ah, bella che stiamo guadagnando anche a figata. Sì, grazie alle mie chiappe. Gran figata. Da quelle di Delta, quelle no, arrivo lo svedese. Partitone, ragazzi. Questo, io devo faticolare a picco perché non ho fatto un cazzo, però. Cazzo, è una parola, ti giuro. Non ho fatto niente. Abbiamo fatto noi. Lo spavato, sono morto. Ho fatto tutto, ma abbiamo fatto. Adesso la tiro da me i bambini. Non ho fatto niente. Ho fatto niente. Ho buono, però. Furia metallica, metallara, il colon. Fimeta. Bravi. Mi rifarò con le prossime posto, battaglie. Primo posto, faccio schifo, primo posto.
No, beh, buono, buono. Fai schifo positivamente. Ma secondo me ti hanno dato i punti solo perché hai incornato gli altri carri. Tecnicamente. Questo era bonus. Sì. Oh no. Sì, si è andato addosso con i carri. Con gli armatoni. Madonna, quanti big money, soldi, tanti soldi, guarda quanti più soldi. E in questi momenti che sono... Scusate, in questi momenti che sono tentato di tornare sui miei passi e assultare la gente con i miei panzer tedeschi, mannaggia cacchio. Però devo tenere duro. Bravo. Devo tenere duro perché so che poi avrò soddisfazioni più avanti. Giocazione che mi pento di aver preso la Francia. Devi solo aspettare di avere i giusti carri con il giusto equipaggio e le giuste modifiche. Grievous odia i francesi fino alla fine. Yes. Ma con i francesi potevi prenderli se giocavamo, non so, a Napoleon Total War, quelle cose lì, allora sì. Ma qua nella grazie al cacchio. Ma la seconda guerra mondiale cosa fa la Francia? Dai, è durata più la Sicilia all'invasione della Francia. No. Quello è vero, quello è vero. Rifacciamo di nuovo, ragazzi. Di nuovo suava. Ci proviamo? Sì, sì. A sua di nuovo? La rischiamo. Devo riscattarmi io. Ma buono, guagli. Ma poi con quale faccia tocchi i francesi? L'umiliazione delle umiliazioni, soprattutto per i francesi, perché cioè non è tipo, cioè no, noi italiani sfortunatamente siamo abituati a prendere pesci in faccia dappertutto, ma i francesi che sono super orgogliosi, per loro dopo Napoleone è tutta una serie di vita di schiaffoni. È vero, in effetti. Piccola parentesi, questo lo dico al pubblico, ragazzi, lui sta scherzando, cioè sa, dice cose storiche, però lui sta un po' spostando. È abbastanza verità per quello che dico. No, in concetto storico è vero, però il fatto che dici che i francesi fanno cagare tutte le... lo sto dicendo in maniera scherzosa, tranquillo. Ma noi si ricama, diciamo, sopra alle cose veritiere. Non è che leggerà la biglietta per aver svenduto Venezia all'Austria. Non è che noi sottoscriviamo tutto quello che diciamo. Ovviamente io lo dico perché so che la nuova generazione o altre persone... Ma tu Delta sei tranquillo lì in Calabria, Campania, con i francesi? Cioè, anzi, tu teoricamente dovresti pure essere contento dei francesi perché ti hanno appioppato il primo re, ha fatto grande lotta con la Panzer. Finisce male. Ah, anche cose buone. E difatti, vedi che è finito male. No, mi ha fatto malissimo. Non è durato niente. Non è durato niente. Comunque, ragazzi. Fanta quello che voglio dire. Allora, quei 2M3 giocano in squadra. Perché si vede che sono proprio coordinati. Si vede. Bene, lasciatemi andare. Perché hanno andato là. Sì. Lasciate che muoiono due. Nelle video. Vabbè, vedo che. E vanno avanti così. Sì, ma dai, non puoi. All'inizio partita il commento. C'è il tempo di dire. Oh, pardon. Cioè? Ciao. Cosa è successo? Io continuo a dire che dobbiamo organizzare per andare insieme a prendere in Francia a vedere i carri. Ma no, ma Bovington. Eh sì. Anche a Bovington. Ma tu vuoi andare al Samustro perché tu sai parlare il francese? Io non c'è questo. Di questo ho attenzione, ragazzi. Via. Oddio. Madonna che bello. Ho rimbalzato malissimo. Allora, un T28 indicativamente i tre. Ma poi sbaglio o il TIG del Lugano? Pure in riparazione per quanto ci adesso. No, adesso lo stanno semplicemente restaurando, ristrutturando, diciamo. P5 a moto distante. Letteralmente da tipo 2 settimane. Perché i francesi non hanno ricostruito un TIG? Ragazzi, prima di continuare, andiamo in via a dare supporto. Sì, però io devo ripararmi, ragazzi. Porca miseria, sto ribattendo. Bravo. Qualcuno vuole guadagnarsi? No, non è vero, non devo ripararmi, solo l'equipaggio è tutto morto. Ok, io vado in via, vado dove lo chiamo di supporto a porta. Con un aereo che c'è tanto di notte. Io rimango qua. Ciao. Via Rex, via Rex. Lo so. Bombs. Ok, veramente, ragazzi, su 6 membri dell'equipaggio ne ho 2 operativi, anzi 7. Non più operativi.
uno è un pilota e l'altro è il servente. Allora, questa qua su A dovrebbe essere stabile la situazione, quindi confermo anch'io che mi sto spostando su, su B. Sì, no, spero che quell'M2 però lo faccia fuori, se no siamo a me. Ah, mi sa che è andato uno dei nostri. Dove? In F... F2 è saltato uno dei nostri. Vabbè, tutto. Ah, perché era uno dei due giochi di prima, era come... Eh sì. E c'è l'altro che sta andando giù con una... che Alessa. Io mi sa che qua abbiamo bisogno di supporto, eh. Ah, va bene, dai, dai. Non ci schiare. Stanno arrivando da, dalla strada giù. Sì. Non riusciamo a inquadrarli. No. Un colpo, attenzione, stanno arrivando, ritirata strategica, fuga, fuga proprio, madonna, oh oh, ci vincerò la battaglia, copro io, andavo a fuga, no no, che cosa, da lì ti copro io, dai, 28, beccati questo, ma no, come non esplodo, come non esplodi, nooo, ha sparato, il mio unico membro di pagina è la figlia di Benito. Io non male però è il Kaito, è il Kaito, Kaito, dai, Kaito. Ma porca puttana, però Kaito è di nuovo vivo, io dico per me, Madonna, ma non è possibile, non riesco a fare niente, ma dai, 25 del cazzo, avete lasciato Kaito da solo, vero? Porca di quella troia. Chi è che si è collegato? Siamo morti tutti. Aspetta gli altri, allora, aspetta gli altri. Manca Rex. Ho paura che qui... Piccio lo stanno già prendendo. Che volevi fare tu? Ci stanno a 5 stelle che spaiono su 10 e ho investito qua qui. Io non stanno prendendo anche A, ragazzi. Ma lui mi voleva incappettare. Scusa, era lui che mi voleva anche appettare da dietro, ho pigliato io. Cioè, ero giù l'artigliere di questo almeno da 47-32 lì, tutto possibile. I 28 in i 2. Le forze nemiche hanno portato. Minchia, che brutto. No, niente. Oppure Rex, un altro nome bellissimo per l'artigliere, tipo, non so. Osvaldo. Non è esploso subito. Osvaldo bevi benzina. Luna benzina. Ok, allora non arrivo, questo ti penso io che l'ho prendito. Poi se si chiama Osvaldo, si può che abbia tipo la sciarpina con... e si è perennemente raffreddato. Così. Eh sì, perché tipo se no è sempre fuori. Ma che cazzo di vinci? Veramente, guarda che sei messo praticamente come me. Mi ero messo molto male nella posizione, lo ammetto. E un po' solo. E poi Delta ti sei letteralmente tuffato. Ecco. Ah, la Francia si è appena ripresa. Ragazzi, io non vorrei dire, ma non avete il vostro amichevole antiaereo di quartiere e avete tre in attesa. Sto arrivando io. E il tacciti, togliete di torno. Andiamo tutti al basso. Levate che è in giorno. Colpito una cacchia di aereo. Allora. Però sto lanciando continuazione, in realtà. Io sto cacciando Lì vedo un Panzer 2C8 che sono cattive. Sì, ho visto.
C'è un cacciacarri qua, difficoltà 2. Figlio di puttana, mi è scassato un cingolo. Vai. È in D2 dietro le case. Ma adesso ha bisogno di me, no? Ah, un critico te lo posso imbuscato anche te nei denti, è però bastardo. Cerca di resistere, arrivo. Tu quelli davanti. Adesso passo davanti, okay. Per dargli il tempo. Passo. Ok, cerco di prenderlo da dietro allora. Cazzo, mi ha dato il cingolo per la mela, non è possibile. Lo vedo il proiettile, arrivo lì. Ok, no. Elkite, grande così. Mo Elkite. No. Preso. Madonna, che cosa ho appena fatto! Bella, fantastica. Ci piace. Ora però adesso abbiamo un cavolo di due sulle spalle che secondo me è tanto più di prima. Due carri leggeri. Due carri leggeri. Io sto conquistando, non c'è da più. Il D2 è molto più, diciamo. È un'area di putte. Devo riparare. Oh, vai, milioni di yen quotidiani. Puoi mettere come decorazione? Mettere come decorazione al carro francese la bandiera bianca. Per tutto il carro bianco. Quindi sono che dovrei? No, quando penso che per le missioni di facile devo disegnare tutto il tavolo con le cose. Ah, ho fatto un aereo, ragazzi. Bello. Adesso devo ripartire. E' una bella linea di entrare per mettere il tutto più. Ragazzi, bombardiere. Devo rifare fuori il bombardiere, questo non ci può lanciare una bella cosa. Ma non preoccuparti, io sono un S2 con modulo indicato. Sì, infatti era il bombardiere. Ok, erano due panzerdue, ragazzi, due tutti di mondo. Ok, Rex sono dietro di te. Anzi no, allora, di fianco poi. Allora, o andiamo in C, andiamo a prendere degli mondi, di scalarvi a tutto. Non lo so. Proponete, signori, proponete. Il costo di bombardiera ha rotto il campo, lo sta. Sì. Bisogna mettere uno giusto, cazzo, i bombardieri. No, non riesco a fare. Poi come abbiamo un antiaereo, un antiaereo. Lo faccio, ma non cade. Cosa volete fare, signori? Donne, bambini o chi? Ah, scusa, secondo me. Oh, per la chiesa mi ti sto parlando a mano. Ah, davanti, Black Panther 1. Ma dove lo vedi? Quadrante Golf 2. Il movimento. Mi sta sparando. No, sta sparando. Lei fa quanto fa? Niente, non so se ho fatto quello che ho. Bello, sono anche passato alle ali. Quarta posizione, ragazzi. Ho fatto meglio di prima. Bene. Ah, è andato di lusso, eh. Cioè, era molto di lusso. Oh, che bello questo stemma! Sì. Ma sì, ho sbloccato lo stemma. Ho sbloccato l'insegna della 2DB. Della seconda divisione blindata. Bella, ci molto piace, figo, sì. Equipaggio subito. Allora vado. Oh, dai, piano, L'M3. Piano, L'M3. Mancano ancora 2326 punti, però ce la possiamo fare, dai. Stuart. Allora. Aspettate che ragazzi che cambio, perché ho sbloccato l'M15G, CGMC, quindi... CGI. CGI. Cosa? Questo è un antiaereo forse, vero? Sì, è un antiaereo, sì. Quei colorini che c'ha. Hai sentito Rex parlare delle cose, della fantastoria, dei romanzi di fantastoria che sono tanto celebri in America? Quelli che tipo ipotizzano finali alternativi per le cose storiche. Sì, ma non solo, ma anche proprio cose fuori di testa, cioè certe volte sfociano un po' nella fantascienza. Ce n'è uno, okay, che ho sentito che mi aveva fatto morire dal ridere, che era tipo... E se Abramo Lincoln, se tipo uno andasse indietro nel passato e disse ad Abramo Lincoln un AK-47 prima della battaglia, ma perché? Sì, così dicevano, che differenza farebbe un AK-47 nella battaglia, no? Tanto, proprio tanta, praticamente tanto.
Beh, insomma, neanche tanta, perché alla fine hai un caricatore, lo sprechi e poi fine, non è che... Non è vero. L'esercito. Però tecnologicamente lo puoi copiare. Eh sì, ma non credo sia così facile per la tecnologia del 1800. No, però intanto... Nel 1800 manco avevano i fucili rigati, mi pare. O sì, li avevano. No. Nella seconda metà forse sì. Oh. La seconda ci sta. Sì, sì, ma ho fatto un po' ridere quella storia lì. Poi ce ne sono altre che fanno morire dal ridere, ma... Una delle mie preferite, Rex, è quella di... E se Chamberlain fosse rimasto primo ministro dell'Inghilterra? Al posto di Churchill. E quindi vedi tipo che va tutto a puttane in maniera grandissima. C'è tipo Churchill alla fine del romanzo che entra negli uffici di Chamberlain tipo coup militare con tutti i soldati dietro e lui che ha tipo un coso, come si chiama, un Thompson in mano o cazzo, una mitragliatrice, no, quelle inglesi. entra lì col sigaro in bocca pronto ad ammazzare Chamberlain, sì, come nella foto quella che hai messo. Io mi sono approntato comunque. Esatto, proprio lì così, probabilmente yeah. Ti dovrebbe aver visto, ha detto sì, quello sarà il finale. Solo un secondo, aspetta. Aspetta. Uè, Mattia, scusa, non ho sentito, ma mi sentite poi, giusto? Sì. Ok, no, infatti, sì. Ok. No, Mattia, come che non mi sentite il mio audio? Che cacchio dici? Il mio audio si sente nella live, sì. Sì. Sì, allora che cacchio succede? No, la webcam purtroppo non mi funziona, però mi funziona benissimo il microfono. Però la live purtroppo sto avendo problemi che mi sono spostato da poco e non ho il secondo schermo, quindi non ho la chat a portata in mano, insomma. Vai, parti. Vai. Intanto stiamo giocando, che cosa mi avevi detto? Portogallo, essendo... Aspetta, ciao Paolo, scusa, eh? Ok, è normale che non ti sei... Ok. Perfetto. Oh, Ale, hello there. Ciao Ale, pure Ale. Scusate. Dovessi dire sono troppo bello che la mia webcam non ha sopportato. Andiamo su A? Che quello, cioè. La domanda è da dove? Dalla ferrovia nostra amica o dal computer? Non lo so. Posso fare io proverei... aspetta. Allora, B non ha mai proposto, non ha mai fatto beta 4, non ha mai fatto il percorso quello da sopra, Quindi da dove? Allora no, facciamo da sopra. Va bene, mi voglio fidare. Sì. Magari succede qualcosa di nuovo. Non lo facciamo quasi mai. È tipo che nessuno è andato sotto. Siamo tutti qua. Come sempre. Poi nemmeno senti qua, nemmeno ho fatto un'altra storia bellissima in cui tipo e se Hitler invece di diventare un soldato fosse diventato un marinaio. E quindi praticamente sì, e quindi dicevano che siccome appunto se fosse entrato in marina la sua esperienza è stata diversa e quindi quando poi diventava Führer invece di dare priorità alle forze armate. Cosa ho visto? Delta volare! Sì, esatto. Quindi dicevano che quindi l'esercito sarebbe stato messo peggio, però avrebbero stroncato meglio l'Inghilterra e quindi avrebbero maggiori probabilità di vincere la guerra. No, non avremmo i due pezzi di fango. Adesso ti faccio fuori. Comunque secondo me se Hitler fosse stato nella marina avrebbe fatto i motoscafi con i cannoni. Ma vedevi che punto di altro perché uno dei problemi. No, c'è troppa gente, gente troppo brutta. Qua. Madonna quanti! No, un assalto! È stata una bestia idea. Chi è stato il genio? Non io. Oh, bella, che è stato? Io. Grazie. Che è stato? Ragazzi, è il Kaito, fianco destro. Devo girati! Ma ho troppa roba davanti! Che bordello, ragazzi! Ragazzi, che bordello! Sei solo alle spalle. E non posso fare niente qui. No, niente, sono morto. Avevo 4 contatti davanti e 2 dietro. Sbagliatissimo tutto. Siamo un po' impugnati in una situazione tremenda. Però li abbiamo tenuti impegnati, effettivamente. Però sai che li abbiamo spottati, questo porterebbe a molta gente a capire i giocatori. Quello è vero, scusate, ho fatto un casino io. Allora, io spawno da sotto e vado direttamente verso A. Ah, provi così? Sì, così provo a tenere la posizione
con i commilitoni qua. Comunque piccolo esempio di una cosa coloro che stanno in alto a vedere il video. Non ho risposto, ho proprio incoraggiato, però una certa persona come Pia aveva detto, ah mo vedo io che vi con la live, incoraggiato. Ma mi è morto il telefono. Quindi, fino a un certo punto ho potuto e adesso stanno. Posso... Ah, cazzo, il 4, F1. Sì, adesso vai pure. No, dai. Bloccato così. Alle spalle di video, se non c'è leggero le spalle. Sto andando giù. Pianta di cantare tutti questi colori. Ma questo che cazzo sta facendo? Che è successo? Ma lo vedo. Lui sta danzando. Madonna, gli esplosa la torretta in una maniera devastante. Senta col tuo barcone. Arrivo. Senta col tuo barcone con le con le stelline di stalino. Affanchiappa. Il livello non conta, che cos'è questo 5? Perché è fatto il livello più alto. Tanto fuori a uno ma è il livello più alto. Non manca più del livello. No, no, un livello in senso tende attuale, che lui se è 1.3 ha affrontato 1.7 o a 1 o a 2.0, Vabbè, capito. Sì, 1 o più. O più, esatto, uno a salire. Io per esempio se volessi usare l'L3 a 10.0 me lo lascio. Controllando. Se lo buttassi giù mi direbbero sempre. No, che Delta mi è distratto, dove tutto di discorso. Stiamo perdendo! Io voglio la cima che uccidi un Abrams con le vita. Vedi Delta mi hai distratto con i tuoi discorsi mirati e mi hai. Ma ragazzi, dovrebbero dare una cifra immortale. Ma come? Questo è di poter vedere il suo gruppo. Ma è possibile che non muore questo stronzo? Comunque, adesso sì. Ma perché? Ma perché metto tutte quelle bulking? No. Ma pure le bulking crawl. Ma esatto, sei russo, Delta, le bulking crawl. In realtà Delta è americano, quindi ancora. Ah, ok, allora bene. Ecco, ho fatto il mio dio. C'è qualcuno che è neutrale, è qualsiasi cosa che sia neutrale. Che è qualsiasi cosa, nulla di più. Sì, sì, per me ormai è storia qua andare a fare quello di significa. Io, non è vero mai. Non è mai vero. Realistica. Se lo dice a noi, poi che sai che ti sbraneremo vivo. Sì, sì, esatto. Bello, mi si è colpita una bomba tutta. Ho fatto un mega schifo. Guarda la bomba che mi ha dato. C'è uno si chiama Panzer Corps Red di Milano. Oh, no, nelle salite. Ma le sai cosa poteva fare? Poteva piangere. A B è morto in più. Sì, ha fatto un riduto, le lari. Aspetta il fuoco. Oh, guarda il freddo, bravo. 3-4. Oh! Uccidilo! No, non mi puoi rompere il cazzo così. Porca troia. Mi ha rotto il cazzo così. Non puoi rompere il cazzo così, morto. Vabbè, un panza 4. Ho fatto mega schifo, ma proprio mega schifo. Guarda che bello che è il caro francese di EB quando va. Signori, siamo tutti morti, io proporrei di tornare all'hangar, così. Sì, c'è più nessuno, c'è solo un tizio che sta per essere sbrindellato. È stato un disastro questo. Come cazzo è possibile? Un'escalation di violenza. Vabbè, non ti aspetto. Siamo terza posizione. Abbiamo fatto veramente schifo. Che abbiamo fatto comunque terza posizione. Sì, madonna, guarda quanta roba che ho vinto io. Io ho vinto il nuovo singolo. Ragazzi, siamo tra il primo e il secondo e il terzo posto. Vabbè, tranne Rex. Sì, siete messi molto bene, voi. Sì, però. Certo. Molto bene nel mobile, diciamo. Ma, ne ha tirati giù 3, mi pare. Ma noi abbiamo fatto schifo comunque. Siamo tra i primi. Ma dove le vedi? Aspetta, io non vedo le statistiche. Dove sono? Niente, non me le vuole dare. Ma ancora non era finito il battagliamento. Come fai Delta a saperlo? In che senso? E lui probabilmente è rimasto ancora dentro. Mm-hmm. E allora dici?
No, perché voi avete quittato mentre... Eravate primo, secondo e terzo. Sì, primo, secondo e terzo era... terzo, ultimo. No, tu eri... Sì, in sesta posizione, sì. No, non era schifo. Sì, hai fatto un po' schifo. Vabbè, dai. Mannaggia, mannaggia. Dai, quanto manca questo cacchio di... M3 Stuart. Due tiri magnifici, proprio così. Il Panzer 30, a un certo punto era in una posizione con l'L40. Passavano tutti di fianco e venivano tutti pan colpiti. Cazzo, bella così. Sì, ma tipo ne avrà accoppati tre in quel modo là. Poi sfortunatamente un cazzo di BT qualcosa. E poi siamo stati circondati male. Sì, mi ha ucciso male. Ma proprio male. Via. Aspetta, aspetta. Io scommetto che con il B1 bis, se lo utilizzassi, mi farebbe usare il cannone da 47 mm e non l'obice da 75, figli di puttana. Cosa dici? Con il B1 bis. Cosa vuoi fare? Ne ha due di cannoni. Ma sono sicuro che te ne fa usare solo uno, che è quello. No, gli usi tutti in contemporanea quando è così. Minchia, quando... serio? Sì, quando hai due cannoni, in casa matta, magari in torretta, li tutti e due in contemporanea. Questo ovviamente ti dà due tempi di ricarica diversi. Quindi devi fare attenzione anche quando li carichi uno, se hai ricaricato anche l'altro, sennò te ne spara uno. Madonna, non vedo l'ora di usarlo allora. No, è figo, quando hai carico con il doppio cannone, è figo, interessante. Ah, poi vuoi sentirne un altro di... Se vuoi partire... Ma non volete, però. Parti, però, sì, esatto. Scenari alternativi di... all'americana. C'era uno che era bellissimo, aveva una foto sull'operazione impensabile, che era quella che aveva teorizzato Patton di attaccare i russi praticamente alla fine della seconda guerra mondiale. Cosa? Sì, avevano proprio, c'era proprio un progetto che si chiamava appunto Operazione Impensabile, Unthinkable, che praticamente prevedeva che prevedeva appunto lo schieramento americano alleato contro quello russo per liberare la Polonia praticamente, quello era il piano. Oddio. Ah sì, mi ricordo di aver sentito una roba simile. Solo che non ce l'avrebbero mai fatta. Difatti in quello scenario alternativo veniva fuori che appunto i russi, che hanno un esercito più grande, più agguerrito anche rispetto a quello alleato, con più esperienza, letteralmente ricacciano gli americani fino alla manica sostanzialmente. Madonna, cioè, perdono tutta l'Europa. Cioè veramente tutto l'opposto di quello che è successo praticamente. Ma sì, ma in realtà, perché da un lato praticamente l'Europa diventava sotto il dominio sovietico. Sì. Che gioia. C'era l'alternativa. Cioè, ok, gli alleati avevano il vantaggio dei bombardieri a lungo raggio, quello i russi non ce l'avevano, però per quanto riguarda terrestri, numericamente parlando, i russi asfaltano tutto. A quel punto della guerra nel 45 hanno un vantaggio... Dov'è? Dove? Buona domanda. Spero di finire. Allora, cambiamo, andiamo in C. Questa volta andiamo in C. C sta. Anche perché dicevano a livello di esperienza tutto quanto. Ho aggiornato il veicolo. E quello fu praticamente l'apice di potenza dell'esercito. Non saranno mai così numerosi e così complessivamente. Allora diciamo che era un periodo in cui anche se non avevi la qualità massima ma avevi quantità in mano, funzionava. Oggi sì. Non puoi permetterti di avere la quantità a discapito della qualità. Sì, ma io penso che all'epoca verso la fine del 45 avevano anche relativamente qualità, perché comunque erano riusciti a battere i tedeschi a tanti. Sì, però obiettivamente a livello qualitativo i tedeschi ne avevano molto di più. Sì, però comunque da non sottovalutarli, quello vuol dire. No, assolutamente, però hanno vinto con la quantità più che con la qualità. Sì. Cioè, capisci che quando mandi avanti ondate di uomini, i russi hanno avuto le perdite più alte di tutta la seconda guerra mondiale sui civili e militari, e nonostante quello hanno stravinto, cioè capisci? Se ti dà veramente l'idea con ondate di uomini. Sì, beh, con gli aiuti, con gli aiuti. Americano, assolutamente. Però il Panzer sì, assolutamente, ma anche a livello di armamenti, però quegli armamenti senza uomini sono poco. Mamma mia, che questa è una parte. Hanno voluto riuscire a tenere qui quell'anima. Ecco!
Ah, vaffanculo, vaffanculo. Dov'è il problema, in realtà? Dopo. Proprio. Di là. Di là, ecco. Sembra. Madonna. Oh, ma che assalto, compagno. Io non l'avevo vista, ho fatto la marionetta. Cioè, la SWAT versione carro armati. Che cazzo sta facendo? Abbiamo già fatto. Intanto se tu ci guardano lì, io faccio parte della tua città e uccide. E io mando un bel barbino per forza stare. Sì. Un altro abito avanti. L'hai visto? È bella. Esatto. Abbiamo uscito una B41 senza. Ah, bombardamento in arrivo. Perché lo trascini via? Perché? In mezzo alle barre. Ma è quello che ho rotto io. Ah, è quello che ho rotto tu, perfetto. Ma lo tengo davanti come scudo, io. Sì, è geniale. Poi non riesco neanche a sparare. No, riesco. Ce la fai? Ho proprio il tiro pulito. È perfetto come altezza, cazzo. Basta, ma che... Ma che cazzo faccio? No. Però non è previsto che mi attacchino sul pianto. Cos'è un drone tattico? Non è previsto. Non è previsto, non elaboro, non elaboro. Sai che ieri ci siamo guardati con Delta dei Promos, i contenuti extra che... Sì, era molto divertente stato, dai. Non posso negare. Pronto? Io te attacco, non riesco ad inquadrare mezzo carro armato che già esplode. E scusa, cioè, è un buon segno, però porca miseria. Allora, io proporrei... Ma in mia difesa io l'avevo già... ...un punto tra B e C. Cosa in tua difesa? In mia difesa io ho quel carro lì. Vabbè, ciao. L'avevo già aperto in due. Pensiamoci... Ah, guarda, io ho fatto così. Mi volendo. Ciao! No, infatti ci stanno conquistando B. Guarda come non sentite in casa. Perché io sono talento qua. Mamma mia. Mamma mia. Stiamo dominando il nemico. Madonna che mi sono appena visto. Ma fa avanti e indietro sto carro. Non si sta carro. Carro armato di fronte. No, aspetta, ragazzi, aiuto! Aiuto, è il fighter! Arrivo. Stiamo arrivando. Prende lo strozzo. Che roba c'è? Nelle trecce. No, porca di quella puttana. No, un colpo d'odio. Era un terrorista. Sono un po' nella merda. Ho fatto fuori uno, ma ero un po'. Ma cazzo di gente c'è qua? Da tutti. Prezzo. Ah, ok, buono. Non è andato. E anch'io. No, porca miseria. Vabbè, ne ho portati un paio. Dai, io che mi stavo prodigando. Vi aspetto, ragazzi. È importante che sia servito il mio sacco di vita. Vedi, dovevo portarmi il panzer 2 come figlio umano. Cosa ho visto? Vuoi che mi corretta di sta cifra? Vai, uno dietro l'angolo mi ha sparato ed è esploso subito dopo. Ah, è stato fatto questo. Io sono ho due teste, io praticamente due teste. Voglio chiudere, hai chiudere. Hai chiudere. Sto arrivando, sono pure velocissimo, comunque mi sarebbe piaciuto, ma per... Perché il motore c'ha il pollo. Non lo so, sono velocissimi, sia questi e i russi sono poco importanti. Sì, quello è vero. Ma dov'è il russi? Un qua che sto sparando di due, no. di due marino, guarda come sono bellissimo, ho due teste, guardi sia a destra e a sinistra come un camaleonte, se lo ti spieghi vedi che miseria. Sto arrivando. Non mi piace questa posizione. Vabbè, rimani come la spalla,
catturandoci con pochissimo computer. No, non computer, no, non mi piace perché non ci sta, non siamo frontali ai nemici, siamo proprio alle spalle al mondo. I nemici conquistano cibo. Esatto. Ci stanno guardando C, davvero? Madonna. Capito, per me è più. Ma sì, ma sarà. Ma non si notate che tipo sono punto. Cioè non appena la squadra si accorge che c'è il preso, ci sarà un spostamento alla russa. Ti piace lo spostamento? Non ci saranno, Ho preso una. Questa era bella, questa è molto bella. Sono in te. Ah, ma non sai che ruba le fili. Chi è che ha recuperato? No, aspetta, non c'è qualcuno. No, io sto facendo una raffa. Ora non si sta vedendo. Non hai capito perché. No, non ho mai capito perché gli inglesi che hanno fatto sempre fire and wheel e sparano a uno che si chiama wheel. Nooo. Sparate a Will! Sì, è come Bill che non puoi incontrarlo e Will che viene sparato. Ah. Beh, ci sei del kill Bill. Che fai? Che sarà? Ecco lo metto bene. La squadra migliore! Ma la penso che va bene, cazzo. La squadra nel senso tipo Riello. Dai, però abbiamo fatto una giocata della Madonna, ragazzi. Il cognometro migliore. Senti un po' quell'esempio che diceva che, l'esempio quando ti parlava due rette parallele che non sono mai, che non si incontreranno mai, tipo, no? Sì, esatto. And the Bill, no? Destinati anche a non quelle rette, mai. Anche Bill, sì, Bill è la retta che non sei destinato a non incontrare mai. Madonna. Che ore sono, ragazzi? È mezzanotte 17, io staccherei. Sono d'accordo. Ci sta. Ok. Allora, eccomi qua. Allora, lo dico a tutti quanti, mi dispiace che non ci sono non c'è la webcam, mi dispiace tanto, però sarà così per un po' di giorni, fino a quando non mi metterà una connessione internet sopra da me. Quindi mo quando scenderò avrò una webcam, però la connessione sarà un po' così, dovrò parlare a bassa voce perché sto da casa dei miei genitori e se alzo la voce arriva mia mamma col manganello o con il taser. Manganello. Lo sfollagente, sì, via. Sì, con tutto. Mi piace lo sfollagente. Cioè mia mamma lancerebbe la ciabatta sua, da camera sua, fa tutta parabola, arriverà da me e poi se ne va. Proprio boomerang. Ma io voglio il mattarello. Il mattarello a reazione. Mamma mia. E niente, detto questo io vi saluto qui del 38 al prossimo video, spero che vi è piaciuto e spero di fare qualche live possibile perché veramente sto avendo troppo da fare, quindi non ho avuto tempo né di fare vlog, live, nulla, molta difficoltà. Però considerate che ho ben 4 video, con questo siamo a 5, di War Thunder che devo ancora caricare su YouTube, vi ho detto tutto. Che bello. Bene, ragazzi, salutate. Ciao ciao. Ciao a tutti. Ciao. Vedo il 38, passo e chiudo. Bella, ragazzi.